Salve a tutti, eccoci qui a un cielo dice Teo atipico con noi, Teocrazia. Ciao, ciao Rai, ciao Raffaella Carrà. In realtà, guarda, se mi metto qua, poi guardando cazzo te pare, mo aggiustiamo Ciao quello che Raffa, ciao Pippo Baudo. vedo. Perché mi vedo un po' schiacciato io, ma se la metto così, secondo me ci vediamo alla grandissima tutti. Grazie al mio 48 pollici, possiamo anche Allora siamo leggere qua, la zio, chat. dai. Non abbiamo salutato ancora invece il ritorno del grande Stone 21 Ciao a dopo tutti, mesi, mesi, mesi e mesi, 3 settimane. perché tu due sei stato male, Una sono stato male, una due, che avevo detto. No, una, due, anche quella prima. quella prima ti avevo detto no, non saltare perché quella dopo c'è Teo. Esatto, ma quella dopo stavi Non era male, Teo, era questa qua. era febbre. Allora mi manchi e mi dispiace, però mi Esatto, manchi Stone, ma mi io sarei manchi venuto troppo. spesso invece. Però Stone, io ho detto a tutti che tu hai detto che vuoi stare con 3 ore al giorno almeno col cane, che è una roba che mi ha Ho inquietato. capito, ma Non hai siamo. mai detto voglio stare con te, Vincenzo, 3 ore al giorno. Siamo. Però Questa cosa come la devo ne prendere? passavamo di più perché. Quindi No, ne noi. passavamo una settimana, non 3 ore al giorno, non è proprio Vabbè, vero. 3 ore al giorno è anche a distanza, no? Allora, noi oggi dobbiamo fare qui un cielo dice Teo con Stefano Brocchieri. Chi è? Vorrei dire informissima perché sta bevendo, ma in realtà in mano c'ha una birra zero, ragazzi. Allora, sì, ragazzi, io vorrei denunciare Vincenzo alle O cose. anche il servizio Io manco lo consumatori, sapevo eh? che esisteva la Heineken 00, lo scopro qua a casa di Vincenzo Versa. Però fortuna che io e Stone siamo arrivati pre-ubriachi, quindi la giornata è salva. Non mi ricordo perché. Ah, perché a mia sorella una volta l'ho mandata a fare la spesa. Io ho detto compra delle birre. E lei mi si è Lei. presentata con le zero. Io non sto bevendo niente perché state vedendo che questo corpo non viene Esatto. giù da solo. Stasera ci sarà un Game of Kilos fantastico. Stone 21 cosa farà? Mentre noi chiacchieriamo, può chiacchierare anche Stone 21, ma sappiamo che non riesce ad ascoltare mentre fa cose. Si deve Già. montare le luci del Smetterò. nonnicottero. Lo sai che cose del genere in certi stati sono proibite tipo dal 1844? Forse neanche nella fast fashion fanno queste cose Un ormai. po' mi Il sento in colpa, infatti ogni tanto gli offro una cena, provo a fare quello, insomma, la persona padrone scimmia. quello. Esatto, però lui gli piace, si diverte. Infatti, secondo Lo me metti incinta ogni tanto, dovrebbe cioè. anche darmi dei soldi, secondo me, per fare Eccola là, questi è giochi. diventata adesso una cosa complicata. Poi, se gli viene questa cosa presto, si mette a fare anche Steam Deck, se no sti cazzi. L'importante è l'ornicottero, perché questi lo vogliono per fine marzo, Stone, devi pure venire qua a fare le cose. Però stai a giocare, Stone, secondo me, non No, stai. sto vedendo quello Ok, che le ti istruzioni ti penso. sembrano chiare, queste nuove? Per il momento sembra di sì. Ok, io partirei con Teocrazia, di cui non Sì, ho ciao. preparato niente, perché l'ultimo ce lo dice Teo, Di mi è esploso quando era? un testicolo. Ma perché è E questo no, e successo? questo no, e questo no, e parla dei giochi no, e parla No, d'altro. ma ascolta, tu Fa il allora. cazzo che vuoi, di che vuoi parlare? Ma non lo so di cosa parliamo. Ah, intanto hai Cioè. giocato un sacco di cose nel periodo, quindi ci No, non ho piace giocato un sentire. cazzo, ho giocato con lo Duty e basta, il Ma gioco è fai giocare anche bellissimo. Street Fighter 6 70 mesi, Ma ma Street sto Fighter 6, giocando ma così, dai. scusami, è della scorsa estate, dai, porca la Quando sei puttana. venuto ti facciamo parlare. L'importante è che, insomma, non parliamo, sai, Game Pass, GaaS, esclusive, Sony, così, che ci hai rotto il cazzo. Grazie Iaci che sei venuto 70 mesi. Intanto parleremo anche di quello e dirai non ne voglio parlare. Perché Esatto. se E no ti finiamo gli scopriranno l'altro argomenti. testicolo. Esatto, ma che cazzo di argomenti dobbiamo fare se Ma non ne scusami, vogliamo? ma ci possono essere altri Vai, argomenti? lancialo, primo argomento. Hai visto che bello il tappetino Qual è il tappetino? nuovo? Ah, Oh, che tutto il bello! tavolo. Ma era Ah, è bello anche figo, sì, l'altro, è però. figo, è L'altro figo. mi sarà quello di Rantum si è puntinato. Allora, vi parlo, grazie Brusin per il gancio. Allora, parliamo di quanto. Io vorrei capire una Ecco, cosa. bravi, chat, potete fare tutte le domande che volete perché faremo anche un po' video confidential Va bene. e oppure Radio Teo, cioè fate quello Allora, che col cazzo cazzo che vi pare. vogliamo, in free form. Allora, io vorrei capire, Vincenzo, ascolta, guardami un attimo in faccia. Porco Diaz, guardami in faccia. Porco Sì, Diaz. scusami. Cosa ti ha fatto da bambino a te gameplay? Cosa ti ha fatto di male? Perché? Perché? Sì, Prince of Persia sì, ma non troppo. Dai, non rompere i coglioni, è Allora, parla. No, fantastico. no, Prince of Persia è proprio no per me, l'ho mollato. Come Prince of Persia è no? proprio no, non è No, ma su. ragazzi, È raga, io me ne vado. Maria esco. il motivo per cui non sto qui a fare i pipponi come Hogwarts Legacy. È perché non l'ho giocato e dopo 6 ore l'ho mollato. E quindi la gente poi mi dice: no, ma dopo diventa bello, è fantastico, è super Diventa bello. bello il momento in cui tocchi il pad. Anzi, io ho giocato anche un mouse tastiera perché mi si è rotto il pad. Ho fatto delle gif in giro, cercatele. Ah, ma sì, ho giocato con mouse Io tastiera le prime come. 6 ore le ho trovate banali, noiose, mi rompevo proprio il cazzo a muovermi perché c'era secondo me qualche sistema di checkpoint insopportabile e quindi per me non è accettabile. Ok, Ma allora non sai che faccio. non è l'unico parere, cioè, ho sentito delle Sì, persone, cazzi loro. No, cazzi anche loro. che tu stimi, molto severe, ma che pubblicamente non si espongono come Cazzi faccio vostri. io. Allora facciamo un'altra cosa, guarda. Parlaci di Vincenzo Ah, Persia. quindi cioè, non si espongono pubblicamente, quindi avete questa specie di loggia underground su Telegram. No, perché poi devono stare litigare con voi, no, capisci, un Ma io non file, litigo un qualcosa cazzo, sopra, io dico che è qualcosa sotto. bellissimo, ti faccio le clip di Spiegacelo, gameplay vai. stupendo e basta, era una meraviglia, dai ragazzi. Parlacene.
È troppo bello. Esteticamente fa cagare, siamo d'accordo? Sì. Ok. Allora, aspetta un attimo. Esteticamente è una roba un po' panna e salame che mi ricorda i primi God of War, quelli della Play 2, che davano quello stile comic book americano veramente ignobile. Si può dire, io l'ho giocato, mi sono divertito bellissimo. Un saluto a tutti gli amici dei comic book americani. Assolutamente, quella roba lì. Però in realtà poi qualcosina azzeccato ce l'ha. E poi io ho avuto l'uccellino. Tu no, mi sa. Tu come l'hai giocato? Questo pezzo. Su quale formato? PC, ovviamente. Con comprato Ubisoft Plus? Ubisoft Plus. Ubisoft Plus, allora c'era il diritto a tutti i preload e bla bla bla, ma non sapevo perché non si copre un cazzo, ho tutto un time blind run. Mi sono ritrovato con questo uccellino qua che aggiungeva freschezza, aggiungeva lirismo, e c'ho il mio principino, il mio Sargon che andava in giro con l'uccellino. Ma che è questo uccello di cui parli? Si trova dal primo albero, vediamo quanto l'ha giocato. Questa è la dimostrazione che non ci ha prestato proprio attenzione. No, è un amuleto, l'uccellino che ti aiuta a scovare i segreti. Lo trovi al primo coso e ce l'hai in edizione limitata. Non lo so. Ecco, quindi qua già è fallato il giudizio. No, sai cosa? A me non, ahimè, questi giochi qua Metroidvania, infatti ho giocato Ultros, l'ho odiato molto di meno, che è inutile fondamentalmente. Mi rompi il cazzo se nel tragitto diventa una fatica. Penso Persia, dovevi studiare il combattimento. Me ne sono accorto perché poi dopo 6 ore sono andato a fare i tutorial lì, però non avevo fatto. Neanche io li ho fatti dopo, ma è fantastico. Scopri le combo aeree. Erano insopportabili perché erano lunghissimi, ti faceva fare 7 volte la stessa mossa. Io torno al passato a una domanda principale. Vincenzo, il gameplay che ti ha fatto da bambino? Ma può darsi che è quello, perché alla fine ormai sono passato nella mia vita ai giochi di lavorare e tipo Vanisher sono al terzo step, cioè sono passato da normal a facile. Sì. A facili sono adesso troppo sopra i livellati, non è impossibile che io vada a storia e vaffanculo, ma questa roba... Ma no, ma posso capirlo, comunque no, parliamo di un'altra cosa. Penso allora. Pezzi, parlo. No, penso pezzi anche perché insomma tu cioè fai un sacco di programmi, eccetera, eccetera, un sacco di format così con là, cioè... Che cazzo se ne fotte la tua opinione? Qua c'è il cielo del Ceteo, allora quindi non mi devi proprio, non devi proprio dire B. Però stai qua a B da zero, quindi meno arroganza. In effetti sì. Allora, quindi praticamente il controllo è stupendo, dopo felpato, poi cioè, va benissimo su qualsiasi configurazione, a parte penso su Switch, quasi sempre con l'incanto, ma quello l'ho fatto mio. Quindi è proprio vellutato, reattivo. In realtà è più... Si salta bene, fa il dascino. Diglielo, tu l'hai giocato con... Io ho giocato con GeForce Now. Dopo parliamo anche di GeForce Now, signore. Anteprima, qui, al cielo di Ceteo. Vai, io l'ho sapendo con GeForce Now quasi al 100%, no, tipo 94%. Dopo, non rovinato. No, non nel senso, e ho spazzolato la maggior parte delle sfide, eccetera. Il volume è buono, amici? Le tre campane, no, quelle non le ho fatte, poi non le ho più recuperate. Ed è fantastico, ragazzi, cioè per me... Io addirittura, guarda, non sono un fan dei Metroidvania. Cioè, non sono un appassionato che li ha giocati tutti, se li segue in maniera... giocatori fondamentali. Metroid Prime... Castlevania Symphony of the Night, Hollow Knight, qualcos'altro, Ori, bla bla bla. Quindi non è che sono un manico. Io, a me non mi interessa neanche, non ho l'arroganza di dire come Metroidvania è valido così con là. Come esperienza per me è un grandissimo action adventure, di grande respiro. Ma dato l'esempio quello che non ci ho trovato in Devil May Cry 5, davvero. Chi se ne fotte la differenza tra 3D e 2D, quando io trovo degli stimoli nel combat, nelle cosine... Nella scelta tattica al momento che fai una mossa anziché un'altra, poi fai la compare con le. È figo! Vaffanculo! Ci può stare. La capisci? Però a me non piace. Peraltro è tutto molto responsivo, molto fisichino. Ha il pixel che tu puoi usare anche l'ambiente contro i nemici oppure la manipolazione del tempo, dello spazio. E io lo considero anche, lo so, non me ne fotto un cazzo con parere non popolare. Per me è anche uno spin-off 2D e mezzo, come cazzo hanno definito. Di un Dishonored, cioè con quella cosa che giochi in maniera sandbox, perché no? Mi dicono, facciamo un Dishonored più melee in 2D, potrebbe essere anche quello. Però per me è bello, cazzo, per me sai che quella è proprio con quella precisione a pixel che fai le figate, fai, combini, fermi il tempo, poi metti l'oggetto, poi fai così, e poi c'è il puzzle, e poi riscende quello e lo ritiri su. Dai, ragazzi. A me, per esempio, nelle mie 6 ore il ritmo non era sembrato così a fuoco. Cioè, c'era veramente tanta parte in cui rallentavi, poi ripartivi. Non era una roba molto fluida di divertimento, gioco, combatto, come può essere, secondo me, più Hollow Knight. Ma peraltro, cioè, bisogna apprezzare sei cose, secondo me. Il fatto che loro, vabbè, è un po' democristiana come cosa, si può prendere come critica e dice, vabbè, ma vogliamo fare vero proprio game design e si danno la responsabilità di dire, ti puoi personalizzare tutta la difficoltà come cazzo vuoi. Infatti lo giocai a penultima difficoltà, alzando l'energia dei nemici e rendendo più difficile il timing delle parry perché erano troppo facili. E lì mi diverto perché anche ogni zombino, c'era lo zombino, anche quello banale, aspetta, vediamo che attacchi c'ha. Io mi divertivo, quello per me è giocare, raga.
io per me appunto quella fatica che dici tu, per me invece in realtà era giocare. Ma ci sta, ma io l'ho capito, certo, questa cosa, proprio gioco, ah, ti faccio la pelle, per me invece no, il fatto che ogni cazzatina me la devo soffrire, ma morbi, no, certo. No, voglio farti una domanda, Stone, se tu hai giocato Prince of Persia vuoi dire cose con Prince of Persia, puoi farlo, assolutamente, eh? No, mi mancano due pezzi, ma spero che poi fai tardi stanotte, so cazzi tu, e la recuperi, però puoi parlare se no vuoi. No, non ho giocato Prince of Persia, lo recupero. Come mai? È un po' roba tua, Stone. Sì, ma lo recupererò probabilmente. Stai giocando, Stone, adesso che è morto Destiny? Allora, sì, il problema è che sto giocando a Gran Turismo, solo quello. Ho comprato Tecno per giocare Tecno 8, in realtà sto giocando solo esclusivamente Gran Turismo e un pochettino di cosa roba. Cosa stai facendo di Gran Turismo? Online? Le settimane, no, le sfide, le gare che mi mancavano, le patenti. Quanti ne hanno messi di menu nuovi? Menu nuovi, pochi, in realtà non so dove sei rimasto. 33, 36. No, sono arrivati fino a una quarantina e poi hanno messo gli extra, ma gli extra è solo un collezionare macchine e ti dà il premio, non è niente. Eh no, l'extra non è un menu, il menu è... No, no, i menu vari sono arrivati, mi sembra, una quarantina. Qualcuno in più. Però sono anche abbastanza impegnativi. E perché non ti compri di hardware? Perché mi fa vomitare, ci ho riprovato anche l'altra volta, però... Cioè, ci avevo motion sickness. Brutale. Dovrei vedere se magari facendolo per gradi riesco ad attenuare il problema, però dopo un po' mi dà fastidio, è un peccato perché è proprio... Però ci sta che dopo un po' inizia a dar fastidio, ci devi andare pure un po' per gradi. Sì, però non è che posso spendere tre piove, cioè, certo. E poi... devi fare prove, piano piano. Sennò posso venire a vomitare qua tutte le settimane. No, vuoi venire qua quando vuoi a giocare, piano piano, ti fai due testini, monti le luci, perché non è che io regalo. Il problema è che mancano già due pezzi alla prima busta, che è un po' un problema. No, miei? No. Di luci? Vabbè, metti due luci in meno, che cazzo ce ne porta? Sì, sono proprio le prime due che monti, già ce le metto. Ma avrai sbagliato una, ragazzi. No, no, ti dice che ti servono due pezzi, ma non ce l'ho qui. Che tipo di pezzi ti servono? Due per uno piatto di quello trasparente. Guarda lì. Questi. Ce l'hai? Due. Ma li puoi adattare a qualsiasi altra cosa, dico, no? Che so. Se c'hai trasparenti, metteci un'altra cosa. No, perché quelli dei trasparenti sono forati sotto, per cui riesci a starci. Vedi un po' se trovo qualcosa. Qua e qua pure questo. Aspetta, no, mi serve però la pinzetta per togliere i dei. Devi stare calmo, però. Ah, me li stai dando tutti. Questo ci sono altri pezzi. Lo so. Ok. Teo, una domanda per te, visto che abbiamo parlato di una roba di Prince of Persia. Che cazzo vuoi? Non mi sono mosso! Sei arrogante, pure sta su Marco in testa, in diretta. No, questa non la posso buttare al secchio perché faccio la differenziata. Oh, mica, finalmente a Roma avete imparato i principi. No, a Roma della ci città. Sta, siamo al 35% adesso. Ah, vedi. Il sindaco ha detto che vuole arrivare al 60%. Buono. La domanda è sulla roba democristiana dei giochi. Perché sono sparito dalla live? Vaffanculo, perché mi rovini l'immagine? Vabbè, perché scusami, l'ospite sono io e tu che cazzo vuoi? Hai ragione. Centrale, visto? Però anche Stone, ospite, non ci possiamo anculare. Non mi preoccupare. Stone, che bellissimo. La domanda è su una roba democristiana di livellare, sistemarti le cose, che è una roba figa se uno non funziona. Per esempio, Banisher, abbasso il livello, me l'aggiusto. Abbassando il livello, non lo sto rendendo facile il gioco, non sto livellando, e quindi è fondamentalmente il normal, anche hard, perché sono 5 livelli sotto i nemici, mentre se te lo vuoi andare a fare gli extra, normal è un'altra cosa. Quindi questa roba mi piace. Però è pure vero che se il gioco te lo fai a misura si perde un po' l'idea dietro di chi ha creato però, il gioco. Sì, però secondo me abbiamo un'idea troppo romantica di chi ha creato il gioco, perché porca la puttana, Remedy ad esempio, la Wave 2 che ho adorato, lo metti a livello di difficoltà massima del lancio, Rad. E poi finalmente, ed è tolto facilissimo, io proprio... Io ho messo storia. Io, no, sì, mi ricordo quello che hai detto, no, nel senso... Vabbè, prendi le misure, soffri un po' all'inizio delle risorse e poi basta, sbragatissimo, ragazzi, io ho le secchiate nella roba, le secchiate di roba. Te le regalava a casa. Ok, no, quello, aspetta. Poi finalmente hanno messo, dopo con un po' di patch, la cosa, l'incubo, vado a prepararlo un po', e tu a cazzo, vado uno stimolo per rigiocarlo un po' e assaporarlo, vedrà, totalmente facilissimo. Quello, la visione di Sam Lake, che ho adorato, per me gioco da generazione, non mi rompere i coglioni, non prendo la Wave 2 perché non c'è contraddittorio, gioco da generazione, suca. Adesso ne parliamo. No, sì. E poi, gioco da generazione, e filmare. Però ospite del cazzo, ma se non sta col cappello mentre parli con le persone. Questa è violenza però, questa è violenza. Allora, no, però insomma... Non è la visione artistica, è proprio l'idea di dare una difficoltà che penso io, però tu hai ragione, siamo diversi, quindi la visione che... Ma scusami, avuto... ad esempio, questo pezzo è fico, a me piaceva, io siccome appunto a me la fatica piaceva, con gli zombini mi divertivo, a un certo punto ho detto, porco due, mi vengono via un po' troppo veloci, io ci voglio ancora avere un dialogo con questi, io ho alzato l'energia, l'ho messa a 1,8 mi sembra su 2.
capisci? Io quella cosa è figa, forse avrei provato. Hai capito? The Last of Us 2, gioco della generazione precedente, ma è fighissimissimo. Ho adorato quel fatto lì che potevo personalizzarmi, capisci? Perché ad esempio, che ne so, ci sono giochi che tu dici bello ma troppo difficile. Io dico bello ma troppo mozzarella, oppure ho un parterre di poteri, abilità e cose che ho livellato, armamentario bonus, che poi in realtà nel gioco usi poco perché il gioco non ti costringe tanto. E quello è inerente sia al design che alla difficoltà. Stone, io controllerei le altre buste, perché a volte questi qua fanno le cazzate di non dirti che stanno in un'altra busta. Perché secondo me rompi pure un po' il cazzo a fare sto rumore. Però era divertente, secondo me era molto ASMR. Ma a me ricorda il mare, ricordo. Era ASMR. E questo, ci vorrei, quando stai a camminare al lavoro tondo, c'è qualcuno che ti fa questo tutto il tempo. Ma che cazzo non sapere tu, noi mi ha fatto. Ragazzi, poi vendiamo su Patreon l'extra che siamo fatti prima io Stone. Non è bello, stato un cazzo. Mi ha fatto dei discorsi bellissimi. Ma perché nessuno mi vuole ascoltare. Tipo, lo sapete che ci sono i concorsi, si può dire. Come si può dire? Ma sai perché qualcuno vi vuole ascoltare? Perché state vicino a Vito Giovane. Voi non siete niente senza questo corpo fantastico. Però no, nel senso, tante volte cioè, tu dici per i Souls-like che hanno un livello di difficoltà soltanto. Delle volte cioè, sono, ci sbatti la testa tanto, tanto, tanto. Delle volte poi li sdrumi. Io non sono neanche un tipo che li farma tanto, che non mi mette. Io perché altro ho sempre l'impatto. Rosico fin quando non imparo. Non so troppo io a farmare a livellare, però c'è chi magari ha un indole più farming che te lo rompe proprio un suo swipe. Dà ragione certo. A Vito Yuvara, dopo ci però dici Miyazaki, Tataita, Tatatati, perché non puoi dire solo Miyazaki, ma se parli di un giapponese per fare il videogiocatore stronzo mignolino devi sempre anche dirgli il nome prima, no? Hai capito? Non puoi dire Gates, Newell, no? Devi dire anche Tatati, quando un giapponese... Non ho capito di che cazzo stai parlando. Se c'è le fa capo. Allora, questo è... Allora dico... Lì c'è un livello di difficoltà unico che va bene, volete applicarlo così, ma non sempre vincente l'idea. Quindi, perché a volte è sbagliato. Quindi, alla fine, non c'è, io non ho un'idea precisa, non c'è una presa di posizione, va bene il caso singolo. Sto gioco va bene così, perfetto, sto gioco invece è smarmellato, porco due peccati. Allora, mi hai convinto, però sai perché invece in Forza Horizon non mi piace? Perché in Forza Horizon cambia da gara a gara. Quella roba mi disturba, cioè il mio dover continuamente riottimizzare il livello di difficoltà sulla singola gara in base alla macchina, in base alla tipologia di gara, in base al terreno. Questa roba non è proprio io che faccio il game designer, non lo sopporto. Invece trovare un livello che può essere magari non so, mettete 5 peschette invece di 3 perché te puoi divertire più, perché te sbatti il cazzo dei super maschio alfa che sono forti con i videogiocatori, videogiochi come vuoi fare tu. E allora era un insulto, non so se l'hai capito, quindi ti voglio... No, ma in realtà a me mi nobilita questa cosa, sono felice, sto piangendo. Però era un insulto, era fingere che sei un maschio alfa, perché io ti ricordo che sarai maschio alfa, hai fatto quant'è a Street Fighter 6? Platino? No, sono Diamond, con sangue come hai usato. Sei Diamond, poi facciamo il round a Tekken e Pier Perfect. Sì, ma è successo nell'81. Ho capito, però è successo, capisci che uno può fare qua, però... Ma non sto sempre giocando adesso, a tutti, io vi invito, signori, c'è una clip che poi forse vi faccio vedere di Call of Duty che gli ho fatto, per farvi capire con chi cazzo sta giocando. Lui si mette a giocare a Call of Duty online, cioè ci sono le prove video, ed è della gente che adesso non voglio fare lidi, ma secondo me con dei problemi grossi di usabilità delle mani proprio. Gente a quattro zampe contro i muri piegati che pianeremo boss cose in faccia. Io ho fatto una clip in cui scontro diretto, uno contro uno, ha sparato per mezz'ora dalla una parte a vuota, senza motivo. Daniele, difendimi. Ed è tipo come. Quello con massime uccisioni, grazie al cazzo. Cioè. Vabbè, comunque, no, dov'è il punto? Sì. Ad esempio, no, io ad esempio è vero, se un gameplay mi piace, a volte lo vedo che il gioco poi diventa appunto mozzarellato, io mi autolimito, se mi piace, ad esempio, banalmente, che cazzo ne so, penso a un Alan Wake 1, che c'era delle belle arene, così, anche lì a Nightmare in realtà è facile, perché fai la schivata che la impari in poco tempo, e lì risparmi molte munizioni, ti devi dei guai... E accumuli tante munizioni, se tu volendo tanti scontri arrivi, sbaghi tutto, vaffanculo, usi tante pile, che con la schivata risparmi. Aspetta, allora, però secondo me diverte quelli a, diverte che ti rincorrono, diverte il dislivello dei boschi, mi diverte stare a giocare con loro, faccio la che mi autolimito. Adesso. Sì, per dirti un esempio potrebbe essere un Bulletstorm o un Doom, l'ultimo Doom è stupendo, bla bla bla, Doom Eternal, però c'è l'effetto elastico, ragazzi. Doom Eternal è fatto per i babbi di minchia che dice minchia, finalmente uno sparatutto che sembra un first person character action game, cioè una meccanica soggettiva, quando in realtà gli FPS arena sono sempre stati così, porco due.
aspetta, e si sentono fichi, ma in realtà il Doom Eternal ha lo stesso quella di bilanciamento e che è troppo bilanciato. Perché quando tu fai la glory kill, pigli energia. Quando tu li bruci e pigli l'armatura. Quando fai la motosega e pigli le cose, tu hai sempre questo salvagente. Anche quando sei... il boss finale che è la rottura dei cazzo. Anche quando sei nella merda, sì, sì, certo. Tante volte ce la fai o rimani per un filo, non è neanche più troppo emozionante perché non c'è del vero le social management. Di questo volevo parlare. È un effetto elastico. Poi ti chiedo un è un effetto elastico. E l'ho chiamato anch'io così, bravo. Hai imparato ad ascoltare video di Yuvar, eh? Bravo. Che è una cosa che mi ha dato molto fastidio alla Wake 2, perché secondo me se giochi tutto il gioco sulla tensione di rimanere senza risorse, e lo fa... Cioè, se io invece so che le risorse arrivano nel momento in cui mi servono, e arrivano anche brutte in Alan Wake 2 perché stanno in deposti che non devono stare, tipo apro il cassetto dalla vecchia all'ospizio, boom, munizioni. Sì, vabbè, ma lì sei rimasto però proprio, veramente, sei rimasto all'ABC, titoli studio battesimo. Cioè, io ho capito quello che intendi tu, ma non puoi sentire che la tua sospensione di credibilità si rompe perché sei lì dentro la cosa, lì, la casa di riposo, trovi le munizioni veramente, si rompe per quello. Per te quella roba allora, lì è mi si rompe breaking. La parte di tensione perché quello so che sì. Le munizioni arriveranno. Okay. Il fatto che nel cassetto della vecchia ci siano le munizioni del pompo mi dà fastidio. Sì, ok, ma ragazzi, dai. Cioè... Esattamente come se vado allo... Vabbè, che cazzo, se stai a fare una roba scenica come la Wake non puoi dire che è una roba trascurabile. È una roba assolutamente ma scenica. Ma la roba proprio non fai proprio caso, manco trascura, manco ti arriva nel filtro sta roba. Ma dai. Perché sei limitato tu, perdonami, perché io ho un cervello, se vado in ospedale e apro una cassetta del pronto soccorso non ce devo trovare pompa. O pistole, ed è quello che succede. Sembra c'è tipo il videogioco che la contate a mio nonno, sta cosa, però scusami, così, perdono. Da, vabbè. Beh, puoi chiamare tuo nonno, perché tuo nonno era molto sveglio. Io deduco che non sia possibile, visto da dove sei arrivato tu. Cioè, non è una questione, di attenzione, di dettagli. Alla Wii 2 è strepitoso su 2000 cazzate, su quello non funziona. No, ma ho notato anch'io che c'è l'effetto elastico, in realtà non elastico è proprio ad ad, aspetta, ho notato anch'io, ma è della cosa che c'è anche Resident Evil 2 Remake, però Resident Evil 2 Remake fa meglio. Anche Resident Evil 4 è terribile, secondo me. Sì, però fanno meglio, secondo me, sono trattati meglio. Vabbè, io gioco a livello di difficoltà per gente che sa dove abbi e cioè, che sa usare un po'. Sai quando fai... Sai quella cosa che si chiama pad, io so. Non so prendere quello che lo impugni con le mani. Quindi quelli livelli di difficoltà lì, per me... Si vede che il gioco ti viene incontro con l'effetto elastico lì, però ti trovo tollerabile. Alla Wake 2, parla, io prendo la clip. Le mie 30 ore, poi chiamiamo gli avvocati. Allora, le mie 30 ore così con là, l'ho notato che lo fa e lo fa male, però non tipo per l'ha fatto per tipo un terzo di gioco sta roba. Spesso sono rimasto senza munizioni, oppure con tante munizioni, ma non per forza dove mi servivano, capisci? Tu l'hai giocato, Vinci, l'hai giocato a livello pippa, poi hai messo a livello storia, controvoglia, e che cazzo, cioè, quindi hai un'idea, gioco forza così. Io invece sono stato più sul pixel hunting, allora, ecco, guarda che uomo. Voglio riprendere il discorso su quelli, io ho le mani, io sono campione del mondo, io no, sono... No, campione del mondo no, vince ecco campione qua, sì, per me. Ma anche tu potessi fare forse una kill e mezzo. Insomma, puoi guardare anche tu. Scusa, rimettila. È un pezzo di merda. Cioè, ma poi in Dark Souls, dai! Ma anche tu potessi fare forse una kill e mezzo. Cioè, fammi capire, Questo è quello con le mani, signori, Ma anche tu potessi fare forse una kill e mezzo. Non è che sono stato 6 ore a guardarlo live, tra l'altro. Però, scusa, a sua discolpa potremmo mettere la tua clip quando abbiamo giocato a Destiny qui. Vabbè, quella è una questione di concentramento, cervello staccato, faccio 20 cose insieme. Ha sparato due caricatori e uno scudo. Ci può stare, tipo così distrae. Vabbè, comunque... Senti, parlami un po' di sto cazzo della Wake 2, perché ti è piaciuto, rompici il cazzo. No, vabbè, è piaciuto, i motivi sono tutti quelli che immaginate, basta. Ah, io dico soltanto una cosa, velocemente. Sono quelli che potete immaginare, quelli che molti condividono, o quelli per cui magari chi lo a può... me è piaciuto, però io chi non comprende, quello che pur comprendendolo, dice, vabbè, ok, ma sti cazzi. Io dico soltanto che quando dicono è un walking simulator, c'è poco combattimento, c'è poco gioco, in effetti. Io dico, porco due. Vero, così con l'anche io avevo avuto più roba, più così con la, però alla Wake 2 gioca con te in una maniera in cui tantissimi altri non fanno, banalmente, e non è soltanto quello che succede in Wissing, senza dopo esplorare, o in altre cupute teatre, altre cose che succedono, fighe, invenzioni, è proprio come appunto gioca con te, con le tue aspettative, con quello che succede, con la mega rilettura a universi sempre più concentrici, poi con questo colpo di scena, gioca con te, attivamente. Tutto se poi bello. Sia, se poi sia, tenere dritto il pad così, oppure sparare e annoiarsi, non me ne fotte un cazzo, perché nel complesso, quello che lui ha fatto con me, quello che c'è stato a me e lui,
È una roba stupenda, ma così stupenda che io lo dichiaro il gioco finora della generazione PlayStation 5 migliore. Altro campionato, bene. Sono i quattro giochi nella tua vita. È tutto giusto. Ma sì. Infatti io non contesto quello. Ma che cazzo ne fotte la tua opinione? Ma io tanto è 95% bisogna andare su Metacritic per forza, che bisogna prendere una posizione. Bisogna decidere. Voglio dire una bisogna cosa prendere una posizione. Quali creativi vogliamo vedere oggi? L'Uomo Ragno 2 ancora, tutti di fila? No! Hai giocato? Ma vaffanculo, ma che cazzo mi sfogo con quella merda? No! Quindi sei un qualcuno qua che parla senza sapere. Lo faccio apposta, lo ammetto apposta per odio. Perché non capisci un cazzo. Presa di posizione. Taci tutto un attimo! Basta con questi poveri team che fanno le cose in batteria come i polli. Tutti allora, uguali, tutti su Vicenza, hai rotto il cazzo! Questi tipi discorso, di merda! Il discorso è tutto molto giusto, però tu non mi puoi dire. Quando parlate di Alan Wake 2 è tutto fantastico, secondo me staccate il cervello su una parte che era sbagliata. Però che io era non della baghega. Fottiti, perché io non ho detto tutto fantastico, i tuoi problemi ce li ha. T'ho detto, io mi sono a un certo punto annoiato. Ho pensato, sto cazzo di enigma, ma perché è così pilotato? Magari lo volevo più stimolante. Io mentre lo gioco me ne accorgo di tal peccato, ancora. Però nonostante questo, l'abbraccione che mi ha dato, dico, oh, che bello che esiste. Questo è. Ma tu l'hai letta la mia recensione, io dico che bello che esista. Esattamente questo, quindi io sono... Tu sei anche quello che Pony Island ha scoperto. Nel 1955 l'ha scoperto. Quando io te ne parlo, Pony Island, io te ne parlavo in canottiera con Michele Durraro. E probabilmente l'ha pippato anche assieme prima. Ma io l'ho scoperto, l'ho provato all'epoca, Teo. Sei anche peggio, sei. E l'ho schifato. Quindi, Sono cambiato, sono diventato una persona rincoglionita. Secondo te era meglio quello che prendeva tutti i giochi Ubisoft e si divertiva come un pazzo o quello di oggi che non c'è un cazzo che completamente lo diverte? Capisci? Quindi tu mi vuoi venire a insegnare la Wake 2 a me, capito? L'amore che io provo per questa cosa, una manifestazione di creatività, è, ragazzi, è vivace, è gioioso. Poi che cazzo me ne fotte se non lo posso mettere in una categoria merciologica? Ma Walking, MTPS, no, Prime, io contesto solo ma è un film interattivo, raga, quello, facciamo tanto. La cosa che vogliamo i videogiochi maturi, vogliamo essere emancipati, vogliamo essere come Cina, più belli, così, con là, e stiamo ancora a farci la sega, e Walking Simulator e sto cazzo. Io dico un'altra cosa, ti dico invece. È, secondo me, molto meno gioco, un cazzo di gioco, tutto gameplay, quindi un FPS di merda, magari AAA, piglia la campagna di un Battlefield. Tutto gameplay, set piece, azione, ma fa così schifo, oppure così edulcorato, che tu dici, sta missione qua tutta piena di carri armati, di cose che esplodono, mezzi buggati che non funzionano, oppure che sono semplici, oppure stare giocati. Te lo sei fatto, boom, 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 e tu hai veramente giocato in quel momento. O hai pure fatto una cosa a cervello spento, stritta di trita, hai veramente vissuto il videogioco facendo quella campagna. O facendoti l'uomo ragno, l'uno ho giocato per 5 ore e poi mi sono ammazzato. Allora, capisci? Muori dentro. Quello è veramente giocare. Cosa... Per quello è più videogioco di Alan Wake 2. No, col cazzo, perché Alan Wake 2, ti ripeto, prende, ti porta, sfonda la quarta parete, ti viene incontro, tu ci interagisci, ci fai l'amore, oppure te lo pigli nel culo. A me, come sfondi la porta aperta, no. Per me è sempre meglio Alan Wake 2, ma tu sei il gioco quello che gioca a COD, che è la stessa cosa del Battlefield, sarà meglio, ma è la stessa cosa. Ma infatti io COD è stupendo su perché Spider-Man, lo gioco per ce l'ho invece spento. Fai il discorso dal cretino che sta parlando di no ma già solo primo mi bastava è completamente diverso dal secondo. Io gli ho messo 5 al primo, l'ho detestato. Il secondo me è un ottimo gioco. Merge. Tanto è molto divertente da giocare, tu ti divertiresti come un pazzo perché è super profondo il combattimento. Una faccia da però cazzo, sai cos'è il problema? Aspetta faccia da cazzo. Perché io mi sono giocato sì, Spider-Man. Sì! Mi sono giocato Spider-Man 1, Miles Morales e Spider-Man 2 e tutto sto salto dal primo al terzo, chiamiamoli così, anche se non sono numericamente giusti, cioè non l'ho trovato. Cioè, Miles Morales secondo me è proprio uguale al primo e ci mette in cambio solo il personaggio, un po' di tre cazzatine, la rende più snello, ma il gioco è quello. Spider-Man 2 è la stessa porcata del primo e del secondo dentro un unico gioco. Cioè, è divertente. Puoi fare tante cose, però non è, cioè, non è uno meglio di un altro, è quello. Sono tutti e tre uguali, secondo me, non c'è proprio... C'è rimasto male, cioè, poverino, no, l'ha ammazzato! No, ma, a parte questo ti spiega perché lo mettiamo a montaluci, fondamentalmente. Okay. È caduto, ce l'ho... Sì, pazienza. Lo puoi raccogliere? No, stavo sul... No. Il discorso lo capisco, il problema che secondo me sottovaluti quando parli di non differenza è che invece uno è molto più snello, è più pulito, ci sono meno missioni cazzate, meno faccio questa... E nel 2, secondo me, la narrazione è di un altro livello, Daniele. Non puoi mai Madonna, dire. No, non è pieno dei tempi morti. Pieno, cioè, un gioco che. Non so, ho trovato tante sessioni inutili. Che non si spiega perché ci devono mettere ancora la sessione. Che vai dietro all'altro NPC a due all'ora che lui ti deve raccontare cose. Cioè, è assurdo. Che ce ne stanno pure 700 di quelle scene nel Spider-Man 2. Ti faccio un'altra domanda, però.
T'ha fatto schifo il primo, t'ha fatto schifo Miles. Non mi ha fatto schifo il primo, mi sono divertito nel secondo in Morales, anche se l'ho trovato, secondo me, uguale. Voi tutti dite che è meglio, io no, l'ho tutti, trovato... Io dico io, tutti no. Io dico che, cioè, secondo me è lo stesso gioco, semplicemente gli hanno messo qualche una skin in più, e il Spider-Man 2 è sempre quasi stessa roba là. Ci hanno messo un po' più dei personaggi, quindi c'è un pochettino più di... gameplay cambia in base a determinate situazioni, è un pochino più divertente, ma il gioco è quello. Secondo me anche a livello di sistema di controllo, se vogliamo entrare nel dettaglio, come usi proprio le ruote, la stessa, no, cambi completamente i controlli, è la stessa cosa, ma cambi i controlli ed è molto più veloce da fare, diventa quasi un ciclo da MMO le abilità. E secondo me nella parte MMO stealth, che bordi? Che schiacci il tasto e oh madonna, cooldown. Quelle robe le usi come Final Fantasy 10 mediamente, ma funziona bene mentre usi il combattimento. No, vabbè, io ho un problema velocemente con Spider-Man. Il mio problema è questo, che io ho giocato così tanto a Arkham City, ma poco, che ci ho fatto tipo 200 ore sfide, davvero, che io poi non ho avuto più fame neanche più per gli Arkham. Ho giocato Arkham Knight in fase preview, poi ho giocato un po' e non ho più voglia di Batman. Se lo prendi come Batman, aspetta, è veramente un super gioco. No, non hai capito, non ho più voglia di Batman, quindi mi arriva questo che rippa il free flow e fa quelle cose lì. E poi aspetta, io l'ho assaggiato anche Spider-Man all'inizio, non ce l'ha quell'integrazione stealth, puzzle, mondo, esplorazione. Batman, va là, raga, rimettetevelo, perché c'ha una cosa di design, che è lo stealth, che si integra con i gadget, che si integra con le scene. Secondo me lo fai, è più intelligente. Ecco la differenza. No, nel senso, quindi spiego, già è lo sazio della formula Arkham, pur adorandola, con i Batman, insomma, della mod con l'uomo ragno, come dice Bedarro. Secondo me, quindi il mio è assolutamente un giudizio di parte, lo rivendico con odio, con disprezzo, lo rivendico. Non c'è chiaro. Sta, capisci un cazzo. Il problema è che parlavo con Stone. Perché mi hai rotto il set? L'hanno visto? Nel 2 Stone la parte stealth cambia un sacco. Scusa. Cioè il fatto che tu mandi la ragnatela dove vuoi tu, ovviamente trasforma a livello di ritmo tutto, perché non sei limitato. Il movimento, avendo aggiunto la tutelare, io sai che ho criticato, sì, il movimento del primo figo, però secondo me alla fine sti cazzi. Nel 2 la poter alternare anche della tutelare rende ancora più piacevole la tutelare. È completamente superflua quando c'è è qualcosa che usi un po' di volte, lo usi per fare determinate sfide, ma è veramente, io l'ho usata tutto il tempo per muoverti, è brutta come personaggio, cioè, la cosa, ma assolutamente allora, rende la cosa più piacevole. La cosa più potente di quel gioco che rende giustizia all'SSD della PlayStation è il viaggio rapido. Cazzo, ma non me ne frega un cazzo, non c'è caricamento, cioè è la cosa che tutti, sì, sognano da e cazzo, e allora fa come cazzo è bello, però non tu me sei, ne però il problema è che a te ti piace stare al cavallo di Red Dead Redemption 10 ore a galoppare a vedere il coso, io no, me non per cazzo, per cui trovo accessori a tutelare che veramente non serve veramente a nulla nel gameplay, e trovo meraviglioso il viaggio rapido che invece tu non usi, no? Ma non è una critica a te che usi il viaggio rapido, è la critica la sto facendo a tu che dici che a tutelare non cambia niente, perché invece non serve a nulla. Se ti vuoi muovere nella città rende tutto molto più rapido, ma veloce e comodo, non è vero che non serve. Allora, scusate, vabbè. Io vorrei però interrompere un attimo, scusate, anche perché non te lo dice Teo, vediamoci sconto che è sconfitta dopo un gioco eccezionale come Alan Wake 2, quello che fa a livello cross mediale col discorso Old Gods of Asgard, questi cosi, Poets of the Fall che sono e non sono, Sam Lake che è non è, il Remedyverse, quello che è successo ai TGA con quel balletto, con quella rivincita personale, con il video di Sam Lake che nel 2011 fa non abbiamo i soldi a fare Alan Wake 2, non succederà, forse ci proverà, è quello che poi il mondo gli si è prostrato. Cioè, questa stagione fantastica, a prescindere che ti piaccia o meno la Wake 2, questa cosa eccezionale, questo sapore di vita, di frizzantezza, di creatività, di showcase, e stiamo ancora a parlare della mod di Batman, ma che è una sconfitta veramente, una sconfitta per il gameplay, per il medium, per la cultura e per il buon gusto. Piuttosto parliamo... Continua a montare il proprio. Esattamente come tu ti diverti con Call of Duty come una scimmia dalla mattina alla sera, capisci? Ci sta la parte del cervello. Molto bene. Secondo me fanno un bel lavoro a livello narrativo. A tenere il ritmo, a non rimpiazzarti di missioni. Ok, oh, no, stiamo parlando, ok, basta. Next Parliamo di il prossimo. No, parliamo del prossimo, dai, cosa parliamo? Ah, parlaci un po' di sto cazzo di Street Fighter 6 che ci hai rotto i coglioni in live. Ma perché non l'ho già parlato? No. Ma io Street Fighter 6, niente, ci ho giocato tantissimo, ne ho sviluppato un rapporto tipo compulsivo, tipo The Binding of Isaac. Ah, pensavo avessi sviluppato un clone. Ne ho sviluppato un clone migliore. Tipo gli archeri, quelle con le bolle volanti. Ma no, ci ho sviluppato un rapporto bruttissimo, tipo di amore e odio. Tipo The Binding of Isaac, io non gioco videopoker, quelle cagate lì, fortunatamente ho 2000 dipendenze, quella meno male che non ce l'ho. The Binding of Isaac era per me, lo adoro, lo approfondisco, lo adoro. Quasi no.
Però ne sono dipendente. Se fate così, sei. Infatti, io venivo là. Sono arrivato a quei livelli. Peraltro, poi io. Allora, non mi interessava il gioco. Così, ho detto, bello che esista, non c'è da approfondirlo. Poi ho visto quanto era figo Zangief. Ho detto, vabbè, voglio giocare a Street Fighter. Ho giocato mono Zangief. Io. Che era, cioè, un personaggio un po' da. No, che io non ho mai usato. Da babbo. Ma no, è difficile. Il grappler è difficile. Ma stai scherzando? Sì. Tre mosse andavano giù tutti. Lascia fare quelle mosse. Non ci arrivavi? Sei bravo? Mi stai dicendo che sei. No, bravo. Sono arrivato che io giocavo a Street Fighter un po' con tutti i personaggi. In realtà, i Zangief non sono stati i momenti. Io ho giocato solo a Zangief 6. Barbie, peraltro, perché lo metto in rosa ed è contro le omofobie. E quindi è chiaro. E quindi così, e quindi nel senso mi piaceva, io giocavo solo classificato, ho fatto un po' il World Tour. Io ho visto, però era un... io questa cosa non capirò mai, perché per me l'esperienza che rosi doppiando non è piacevole. Mentre a te piace, è lì. Ah, che poi tra l'altro è best... il moderno, e questo usa la mossa, e questo usarta, e questa. Ti capisci che però è insopportabile. Delle persone che guardano, va bene. Ma che a me è che la gente guarda, quello che guarda è tutto vero, a differenza magari di chi guarda in alcuni casi. E ne avrei, ma vabbè, quindi anche questo facciamo il patron per adesso. No, l'ho mollato perché è pericoloso per la mia salute. Io, sapete quante volte ho detto vaffanculo, disinstallo? A me è successo 7-8 volte, vaffanculo, disinstallo, pagina nuova. Stavo proprio per farti questa domanda. Come l'hai giocato? Scusami. Com'è? Come l'hai giocato? Sempre GeForce Now? No, non c'era, su PC mio, che tanto è cross gen, gira bene. E lo c'era anche su Steam Deck? Sì, infatti è leggerino. Perfetto per te Steam Deck, Metro. Sì, però tu sei la dimostrazione che Sindex non è resistente, visto che ce l'hai rotto. No, a livello di materiale... Non sei il miglior ambassador di Sindex. Guarda, ti vendo questo quando compro il nuovo. Capito. Compro al day one. E quindi... Questo è? Ma non è uscito già. Poi è uscito l'OLED. Dico l'OLED, non è... L'OLED è l'OLED, è lo stesso con l'OLED. Ah, tu stai aspettando proprio una 2... Due con l'hardware, con anche un po' di... No, poi peraltro io mi incazzo tanto con gli altri, in realtà bestemmio, insulto, infami, uomini di merda, così con là. Però il grosso è rabbia contro me stesso, dico, perché potrei giocare meglio. Che c'hai contro le persone che usano i controlli moderni? Allora, io prendi niente. Posizione netta contro, sei qui a fare il cazzo di io comunista, dico, aperto, c'è uno che può giocare, si può divertire con sei fratelli. Io sono felice, ma c'è un altro problema. E non è vero il cazzo. No, perché mi sta sul cazzo di M, infatti c'è Luke M e Luke Merenda. Che però si chiede, quello che vende con la merda. E allora il problema è un altro. Io sono contento anche perché, banalmente, grazie anche al crossplay e al fatto che ci si può avvicinare e può goderselo anche persone che insomma non sono buone a fare le bolle. Il 360, eccomi, mai giocato Street Fighter, con Stone ci divertiamo. Va bene anche per te, perché così il gioco è più popolato, si mantiene più vita, eccetera. Però non è bilanciato per un gran cazzo di niente. Perché ti spiego, tu dici con i controlli moderni fai meno danno. Va bene, c'è un problema però, con i controlli moderni, ed è vero, se ci giocate lo vedete, avete una reattività, una capacità di rompere i coglioni, che non è uguale. Ti spiego, io sono, vabbè, sempre giocato a Street Fighter, ho capito più o meno quello che dici. Ti faccio sempre 99% delle volte la bolla, una volta la sbaglio, con i controlli moderni non la sbagli, cioè capisci il senso? Ti posso entrare con una combo, le combo invece sono, io sono più per i Street Fighter vecchi, non c'erano le combo, le ho imparate, sto imparando adesso, Drive Rush, altre cose, quindi è facile che ti sbagli le combo, le sto imparando così. Uno con controlli moderni invece ti disturba, ti rompe di più il gioco. Sì, ok, ti fa meno male, ma è più disturbante e ti influenza di più. Perché non ha possibilità di errore. Tu, cioè, poi c'è la retorica, te la puoi giocare però con più esperienza. È vero, perché magari uno fa degli errori banali, non para basso, oppure, che ne so, tu gli fai una mossa dubbia e lui se la piglia sempre a babbo. Ok, ma fino a un certo punto, perché appunto ti puoi infilare con Kenmi la combina bastarda così. Drive Rush, il problema è dove nasce. Con Zangief ti fa controlli moderno che non è capace, ma che impara a usare i controlli moderno, diventa una rottura di coglione. Hai capito? E c'è quello sbilanciamento lì, quella cosa è su cazzo. Perché io ti spiego, a me piace usare i controlli normali, non sono più tanto bravo, faccio la metà nella mia manualità. A me piace anche pagare il prezzo di dire sbaglio a fare il Fruit and Fruit o lo Shoryuken, ne pago la conseguenza. Ci sta. Però chi invece non la sbaglia? E ti becchi queste Cammy M, questi Luke M che ti entrano, ti dash, senza essere solo militato, e ti distruggono il gioco anche. Domanda: potevi limitare però le persone con cui giocare? No. Contro? Non puoi farlo? Non si può. Questa è un'opzione di merda, però c'è abbastanza. E allora, quindi, tu che fai tanto, allora? Nasce per far avvicinare chi non è pratico. Ma sono contento a giocare tranquillamente anche in un modo. Però puoi mettere una persona che non vuole giocare con quello perché vuole l'equilibrio e dice: non, io voglio giocare. Quindi, con la mia posizione che è vera, Valeria, verissimo. Io contentissimo, neanche provati così per scrupolo, così. Contentissimo, è veramente più accessibilità per chi appunto ha problemi.
più vita per il più bene per tutti, perché la community rimane più grande. Non è che chi non riesce a fare due bolle si rompe il cazzo, più o meno giustamente, cioè, non le fa per me. Tutto bello, fin quando poi non comincia a giocare veramente per un po'. La e cominci a scalgamare quelle sfumature che dici, anche vaffanculo. La storia poi ti spiega un po', no? Sì, World 2 un po' sì, è sorprendente, non mi aspettavo un cazzo. Ma non è male, una marciata un po' così giappo, ma per alcune cose è sfiziosa. Poi sai cosa ho trovato carini, eh? Sì. Questo fa molto tutto il contrario di quello che vuole sembrare. C'ha delle... ma smetti per favore che... Stone. Allora, ci abbiamo qua. Allora, qua è il povero Cristo minorenne sfruttato a fare la fast fashion, hai capito qua? Stone, e quello... Cioè, raga, ma qua ci sono le sempre che hanno la guardia di finanza comunque. Cioè, non so. Timone dei minori, No, dicevo, mi piaceva molto che quando incontri poi come maestri, i personaggi principali son curati, ci sono dei cassini divertenti. Cazzini. Cazzi. Ma lo so. Io faccio l'interzio, okay. Sai qua. No, infatti sono un tuo fan. L'unica cosa è questa. Senti, Stone H&M. Di chi vogliamo parlare adesso? Beh, cosa è successo nel mercato recentemente? Hai detto che non vuoi parlare di mercato. No, non voglio parlare delle solite cose. Il gas e Sony l'esclusiva. E il Va Game bene. Pass. Domanda. Sì. Switch 2 a dicembre o a marzo e come te lo aspetti? Marzo. Come te lo aspetti? In continuità. Basta. Con questo, non mi aspetto il gimmick nuovo, la nuova sfida, non mi aspetto in continuità. Nintendo vinci, sotterra tutti, vaffanculo. Poi chiudiamo tutto. E ti aspetti che ripeterà il successo, che abbia dei problemi? No, un successo così magari no, andrà bene però, secondo me. Andrà bene, ma no, magari... Beh, mi sembra che Switch dicono, se non sbaglio, perché poi le dati vendite non hanno mai battuto particolarmente, che se va avanti così... Potrebbe battere PlayStation 2 come console più venduta. Se continui, no, credo. Credo sia già adesso la console più venduta in Giappone. E nel senso, mai non andrà così bene, insomma, andrà bene. Hai e secondo me sarà conservativa. Hai comprato Switch? Assolutamente no. Lo gioco puzza qualche perché volta. Perché odi Nintendo? Eh? Perché odi Nintendo? No, io non so odiando Nintendo. Non c'ho tempo di giocare tutti i cazzi che ho io sulle mie piattaforme. Che in realtà adesso sono il PC. Non è vero che non c'è tempo. Perché giochi un sacco la stessa cosa ripetuta all'infinito. E che sta cosa mi piace. Sono stagioni di videogioco. Sta cosa a me piace. Che io stacco, sono lì, non devo imparare tasti nuovi. Mi metto a coda. È vero, raga, ma è una figata. Giocare anche questo. Tanto vuoi dire, non guarda, puoi guarda un attimo quella gamba. Adesso gli ha detto è giusto quando giocavo io a destra. Mi sono sempre giocato qualcosa. È la stessa cosa, no? Vabbè, sì, lui lo sa fare da 2 mesi. Tu l'ha fatto per 9 anni consecutivi facendo. Ma qual è il problema? Sei felice? Casa. Ma che cazzo state a Dio? Ma io, raga, è che io. Tu non hai capito un cazzo. Io la mattina mi sveglio, piscio, mi faccio una sega, bevo il caffè, aspetto, fumo una sigaretta. La mattina mi fa la sega? Certo. Andiamo avanti. E poi. No. Il problema è che la fa mentre piscia ed è un macello per... sì, poi fa male. No, aspetta, e poi mi sparo le daily di COD. Io faccio le daily di COD, le daily sono 3 sfidine, escono alle 6 di mattina ogni giorno, mi faccio e poi posso lavarmi. È esattamente come adesso, c'è ragione, sono fare schifo. E delle volte, no, aspetta, ho una domanda per te di guardare la web, poi dici il cazzo che vuoi. Guarda bene però la gamma, lo devi dire. Sì. Con cosa stai giocando COD? Col pad. A posto. E no! Ho finito vostro onore! Ma c'è un motivo, c'è un motivo, vabbè, lo sto giocando col padre. Spiega il motivo, come no, vuoi? No, 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 non lo faccio. Lo sai che sono morte una serie di persone adesso che ti ha detto che ero col pad? Ma c'è un motivo. FPS, come sai giocare sul pad? Col pad, ma c'è un motivo. Forse no, col pad! Perché c'è il crossplay. Con gli utenti Xbox e PlayStation. Visto, per questo via zero emergente. No, e non voglio avere vantaggi, eccetera. Con tutto che in realtà poi la mira in realtà è più facile. Però tutto il resto al momento è molto più facile il mouse. Non voglio sentirmi così, di troppo, e così. Io voglio integrarmi con la mia community. Siccome la maggior parte dell'incontro, lo vedi, c'è l'icona PlayStation, Xbox, voglio essere parte di loro. Stesso livello. Bravo. Te lo giuro. Sembra una cazzata, però bravo. Te lo giuro, è vero. Benvenuta la domanda super intelligente. Sentiamo. Tu sei uno, una volta, adesso gioco col pad, però una volta eri un PCista, serio. Sì. Ho giocato tu un altro giorno, poi un capo mi ha fatto lasciare. E si è passato oggi Forza Now. Aspetta, parla un attimo. Ivan Fiorelli. Sì, col pad infatti, col pad, con il mio stesso stupore, me l'ho fatto anche l'anno scorso. Io poi in realtà sti COD manco li aspetto, però dico ce l'ho lì, provo la beta, mi strippano, e l'anno scorso buon 40 ore ce l'ho fatta, su questo ci ho fatto 400 ore, ragazzi. E voglio continuare a giocarci, perché banalmente c'ho le mappe di Modern Warfare 2 2009, che è il mio Call of Duty multiplayer preferito, le mappe più belle per me, e c'ha quel gameplay lì introdotto al Modern Warfare 2 Modern Warfare 2019 con il gameplay che è alla terza iterazione è tutto rotondino, divertente, con un TTK, time to kill, cioè quanto come resiste i colpi. Cos'è il TTK? Sono professionista io. Ah, pardon. Ho
Ok. E che mi piace, per quanto duri, riesce a scappare, controbattere, bla bla bla. Quindi il gameplay è bello, bello rotondo. Le mappe sono per me eccezionali, la maggior parte poi ho cominciato a introdurre nuove, sì e no. Quindi l'altro giorno l'ho visto sotto a una pompa di petrolio che girava in tondo come deficiente e mettevi le torette sui cassoni. Ah, quello è shipment! Aspetta, ma quello c'è il problema di codipendenza, quello è shipment. A shipment, raga, a shipment si va come a Tijuana. Tijuana, no? La prima cosa, città del Messico, poco sotto San Diego. Cosa fai tu? Se sei di San Diego, comunque della Bassa California, tu vai a zoccole, a farti le orge, a drogarti così, e tutto rimane lì. Tu vai a shipment, in quella mappa... a zoccole? No, sono stato andando in San Diego, mi hanno invitato, ma non... Non sei andato? Non sono riuscito. Cosa hai detto? Non mi ricordo. Cosa sei rimasto a fare? A San Diego forse a dormire, a scrivere un articolo. Fare lavatrice, dovevo lavare in hotel. Ho da fare il bucato. No! E allora, no, nel senso, a shipment si va quando c'è tipo le sfide nuove, devi farmare... 20 kill con un fucile che non usi mai per la skin. Beh, lì, tu muori 100 volte, uccidi 400 volte. Guardabile, GeForce Now. E basta, GeForce Now, ragazzi, e io sono felice. Basta. Viva la smaterializzazione dell'hardware. Ce li avremo tutti, prima o poi ce li avremo tutti, quello è il futuro. Non è perché io dico il futuro, guardo Netflix. No, voglio una recensione tecnica, fai il cazzo di professionista. Ma frate, però GeForce Now ho parlato già del 2019. Allora, il problema è questo, che io sono sempre stato pcista. Ad esempio, anni fa, quando cominciavano ad annunciare All Live, io mi ricordo che mi opposi, dai, ma se non può essere, ragazzi, lo streaming è una merda, perché da PCista rinuncia a tante cose, non puoi mettere mano ai file di gioco, banalmente. Non puoi fare mod, non puoi fare tweak, cazzo ne so, ti esce il Dark Souls del cazzo come il primo, a 30 fps brutti, e poi c'è il Durante Mod, che boh, in tipo due ore l'ha fixato, ha fatto il mod, lini, un tweak modificando lini, sblocchi 60 fps, se tu giochi in cloud con una macchina remoto, ti attacchi al cazzo. Quello e per tanti altri motivi, la preservazione, è davvero, l'itocrazia giovane del 2011, che già non ho, comunque, non ho neanche troppo giovane ai tempi, mi opponevo. Poi, allora, mi ricordo che ho cominciato a avere una configurazione che aveva problemi, ma è una storia buona, secondo me è noiosa perché la sono tutti. No, diccelo. Tanto anche tipo, adesso è noioso, quindi... esatto. Allora, nel 2019 avevo una configurazione che cominciava a avere problemi. Grazie, Sandro! Un mio grande amico, che è il ginecologo dei PC, e per me è il genio assoluto dei PC, proprio... Mi fa, guarda, ma stai, ma io c'ho sta roba qua, c'ho sta roba, se non forse una beta di passi dati. Ma detto, ma vai a cacare, porco due, cazzo ne frega, preferisco stare con una 70 che mi sta bruciando, mi fa crashare il PC. Ma passa tutto. Lascia stare, lascia farti. E ho detto, no, cloud così quella, ma crepa così quella. Poi vabbè, ho detto, vabbè, proviamolo, sono rimasto sverniciato. Cioè GeForce Now che era, io avevo un'ottima connessione a Milano, un gigabit col cavo, bla bla. Ma guaiù, già in beta, 120 fps. Con una fenomenologia, perché io gioco 100 fps dal 2010, poi io sono la vita. L'ha messi lui 110, non c'erano prima? No, sì, è la mia idea, sono andati la mia idea. No, nel senso... Metteva due monitor, uno cioè, sull'altro, bomba, l'attività. Con lo stesso giocatore a 120. Io ho detto, mi ha fatto diventare un believer di cazzo di cloud, perché va velocemente discorsi detti mille volte. Banalmente, allora, la qualità dell'immagine, se giochi sul tuo PC o sulla tua console è 100, vediamo, totale. Vado su GeForce Now, tutto sparato qua a 75 mbps, bababli. E dice, vabbè, ma è accettabile, è tipo un 85%. E veramente sarà più la giocabilità e gameplay. Lì dici, porco due, sì, la reattività anche di un Doom, gioco in multiplayer, tutto il gioco. Gioco di action, ho giocato Prince of Persia facendo le sfidine. Pixel Perfect, dico, se la reattività di un gioco in locale è 100, GeForce Now è tipo 90, ragazzi, è sconvolgente. Poi essere migliorato con Reflex e tutto quanto. Non solo, ad esempio, io sono sempre stato, mica da 20 anni, figa. Non giocavo tantissimo competitivo su PC, sono diventato nemico giocato del V-Sync, io ho del V-Sync e fortunatamente ho avuto soprattutto l'ultimo monitor che hanno poco tearing. Io se vado sopra gli FPS, sopra gli HS, MHz, no, HS del monitor, vedo poco tearing su questo, magari verticale, velocissimo anche con noti. Quindi io sempre V-Sync, mai, hai capito? E quindi, perché come lo metto, o metto tipo il buffering o altre cose, sento già il prezzo in reattività. Quindi ti spiego una cosa, GeForce Now per me, che sono un patito della reattività, sembra, tu lo noti compromesso, soprattutto con un gioco che conosci molto come le tue tasche. Poi dici, ok, ma ti adegui subito, è figo, giocabilissimo, te lo godi. E dico, ci sono quelli che invece fanno gli schizzinosi, i puristi mignolini, magari sono degli stronzi che se giocano con MSI Afterburner col triple buffering lì, vincato, tutto quanto, giocano nei giochi locati a 30, 60, 120 fps, ma che in realtà sul loro PC anche bello, solo loro PlayStation 5 sono una merda. Vado a casa i miei amici, provo la Play 5, ci provo l'Horizon 60 fps, ma la traccia dell'attività di merda. Hai capito? Allora, perché io vado su GeForce Now e non ce l'ho. C'è una domanda nella chat.
Capisci? Ti chiedono se ha senso. Sì. Se ti faccio una domanda, ma ti fa la domanda di stare che zitto. Okay. Ci chiedono se ha senso mouse e tastiera su PlayStation 5. No, io sono no, per me no. Per me è un sistema. Vedi il discorso che ti ho fatto io che gioco a COD col pad? È bello, perché raga, mi spiego una cosa. Io non, allora, per dire, qualche generazione fa avevo tre console, no? Poi dopo solo due. Poi la generazione una, ma non ce l'ho manco una. Sta prendendo senso, si diventano sempre più PC, sia come caratteristiche hardware, il che va anche bene perché va incontro agli sviluppatori che hanno, sai, tendenzialmente un'unica ambiente di sviluppo più o meno simile e non si ammazzano con i costi, col crunch, quindi quello è positivo in realtà. Però per caratteristiche, per proposte di gioco, per feature, le console sono sempre meno speciali, di converso, banalmente i PC sono sempre meno speciali, perdono attrattiva, perdono carattere, perdono personalità, anche a livello di contenuti, di proposte, di giochi. Se mi tiri via anche quel fatto lì che hai il controllo, bene o male uguale per tutti, poi c'è chi magari si usa il pad Elite, oppure chi non Street Fighter si usa il joypad e chi l'arcade stick, ok? Però se devi anche quello, diventa veramente che sono tutte Steam Machine. Però si perde una delle ultime magie delle console per me. Sì, se già pensi sti cazzi. Allora sti cazzi, allora va bene. Se gioca meglio un mouse tastiera, ma anche Diablo. Io ho provato Diablo col pad e per me non è vero che è la stessa cosa, mi diverto 100 volte. Ma quello è, ragazzi, quella è la volpe e l'uva, che adesso non per fare lo stronzo. Tante volte senti certe cose e proprio la volpe e l'uva della gente. E dice, sì, ma è buono. Sì, quando... non è tanto. Ma c'è anche gente che ce l'ha, ma io e mi... usa il pad. Io allora ascolta, quando lo soprattutto... C'è gente che gioca su PC, sì, e gioca con lo Duty col pad, cioè ci stanno sti coglioni in giro. No, ma a parte quello, a parte che ad esempio, prendi il caso di Call of Duty, ok, prima quando ero molto più, tra virgolette, appassionato, provavo più giochi, soprattutto... Quando eri un giocatore, diciamo, quando ero un giocatore. E mi interessava avere, sai, un'opinione fondata sulle cose. Io spessissimo, già un gioco magari decidevo su PC, o vabbè, sulla Play, okay, o su Xbox, o per forza col pad, dico, su PC lo gioco subito con mouse. In realtà io me lo approfondivo anche qualche ora col pad per capire le differenze, per capire a livello di design come si potevano traslare certe cose. Mi interessava approfondire quelle cose. Quindi c'ho quella curiosità, quella cosa. Io tante volte, in realtà, anche andando proprio a tirare le capate in faccia ai PCisti, intelligenti, dice, no, coglione, guarda che questo FPS, in realtà, anche competitivo col pad, non fa troppo il figo, perché in realtà anche col pad ci puoi tirare, cioè... Quindi sono sempre stato un po' contro i luoghi comuni. Però ci sono dei casi in cui, appunto, dici, vabbè, ma questa cosa qua è quasi uguale, in realtà no. Lo sento spiegato. Sì. Dov'è? E quindi niente, cioè io sono contento, comunque non mi piace questo discorso oggi Force Now, perché uno, vabbè, a di là del risparmio, ma io è bello, sai cosa, io sono, però cioè se sei un PCista che gli piace ancora, ah, ma quello è assurdo, io sono una figura borderline in cui sono un giocatore, mi sento un giocatore, non c'è più no cazzi. Ma giocatore sei tu che fingi, però sei sicuramente un PCista, cioè quello sì, ma è fatto, ok, però io dico una cosa. Io sono, allora, su PC, cazzo, praticamente dal 2005 sono full cosa, full digital, okay. Sono full digital libri su PC, poi su console ovviamente io, fin quando ho potuto, mi tenevo la comodità di comprare un gioco, magari al day one, rivenderlo, così magari l'altro lo compravo a di meno, poi anche io ho cominciato a comprare molto digital, ho sempre avuto la fortuna di vivere in posti con una bella connessione, quindi per me il digital è figo, bla bla bla. Da quando per la maggior parte sono sul cloud... Ti spiego, il cloud, ti dico una cosa, ad esempio l'altro giorno, anziché avviare, che ne so, il solito Doom, il solito Call of Duty, il solito Daylight 2, beh, il solito Cyberpunk, su GeForce Now, ho detto, ma sai che c'è? Mi era piaciuto molto Ghost Runner 2, 1, c'è uscito il 2, che sapevo che c'era, mi interessava, non c'avevo appetito, poi il giorno lì ho detto, ho appetito, provo Ghost Runner 2. Non mi sono dovuto scaricare, che per quanto veloce la mia connessione magari su Steam o su Epic Store, che per lui ci metterei mezz'ora, 40 minuti, no, click. Perché te che c'hai un gioco, questa senso, cosa è quasi cloud, un non cloud, problema, click, però ragazzi, per me invece è la vita è importante. È come ascoltare una canzone, raga, porco tuo, cioè, e ti spiego. No, quello che ha colpito, aspetta, non è la prima volta che ho fatto così, lo so, tipo, oppure scartabello il catalogo di GeForce Now, o guarda, ha messo il supporto a Call of Duty la campagna, pure Devil May Cry 3, o Resident Evil 2 con l'originale, cioè poi gli fammi un mezz'oretta, non è la prima volta che ho fatto così. Però è la prima volta che, dopo qualche mese, dico, cazzo, ma il download è un concetto vecchio. Quello ho pensato io. Il download, con cui io per quasi 20 anni ho vissuto, che per me va benissimo, è moderno, il download, scaricarsi giochi da PSN, da Steam, da Ubisoft, da Xbox Store, quella roba lì che per me va benissimo, a un certo punto, con quel click lì immediato su Ghost Runner, ho detto,
Ma è obsoleto il download, perché? Però perdonami. Capisci? È come dire che avvolge le cassette del comodo. 120 mega e sappiamo che in Italia c'è anche sta peggio. Invece è proprio ancora di più un problema, perché io quando scarico i giochi devo proprio gestire questa roba. Certo. Perché io per esempio se la sera voglio mettere in download una cosa, ma de là voglio vedere una cosa su Netflix, comunque con 120 mega va in difficoltà. Cioè, quindi mi devo ricordare di scaricare la mattina, oppure magari salgo di corsa a pranzo, metto il download e poi ritorno in ufficio. Sei tipo nel 1998, capito? No. No, è vero. Dov'è? No, perché c'è della gente che sta peggio di me e purtroppo va accettata anche le persone in difficoltà. Però facciamo... ti permetto di criticare le persone in difficoltà. Non vanno no, sono palesemente una persona in difficoltà. No, soltanto... c'hai tu a casa. No, però fatemi dire una cosa. La fibra di Fast. Possiamo fibra? Fare una cosa? Giga. Raga, dai, posso dire una cosa finalmente intelligente? Ma io sono intelligente. Una civiltà, però. Ma tu sei la civiltà, sei la banda della Magliana, porco Dio! Ci avrete delle fogne a cielo! Abbiamo segnato finalmente! Sì. L'abbiamo fatto per segnare! No, è già successo, però non era uno. Allora, ascolta, posso dire una cosa in tutta sincerità? Quindi c'è questo... Devi proprio, assolutamente. Devi, allora, devi, c'è il digital divide, c'è gente che appunto... Sì. A parte però, ad esempio, io adesso, tu sei stata a casa mia, c'è un appartamento veramente piccolo, che quando sono andato, avevo ancora la Play 4, mi ci stava in camera letto su Comò. Ad esempio, io ce l'ho... Già la Play 5 non c'era spazio, e quindi questa, anche questa è discriminazione, innanzitutto. No, io voglio dire una cosa però. Io capisco benissimo il digital divide, capisco benissimo che non è un futuro, un'opzione attuale e forse anche in futuro viabile per tutti. Ma io dico, ma che cazzo me ne frega? Ti spiego. Perché io, tu sei qua a chiedere l'esperienza e l'opinione di Teo. Ma infatti io non è che poi ti faccio la chiosa, speriamo che sia per tutti, speriamo che le connessioni migliorino. Io non ti faccio questo democrastinesimo. Oh signore, hai capito? Io non ti faccio sta roba che non me ne... Cioè, ragazzi, è che ti viene meglio. No, non è che me ne... Cioè, capisci? Non è che ce la fa la chiosa, c'ho da farti il contenuto. No, però sto guardando. No, ti rendi conto. Per me è una roba che, questa roba che hai detto tu del gioco pronto, è una figata. Sì. E pensalo su una libreria Steam in generale. Bomba. Non GeForce Now, io ho la mia libreria Steam. A volte la beta la così GeForce Now. Cioè voglio provare una cosa 3 minuti, non la provo, devo scaricare 20 giga, ma ne no, pure. Certo, ma a me adesso non per fare veramente l'ipocrita. A me sinceramente dispiace, bla bla bla. Poi mi dispiace anche se non potrà essere un futuro condiviso da tutti. Ok. Però tu mi hai chiesto non l'opinione. Dispiace, aspetta, no, tu mi hai chiesto l'opinione, la mia esperienza. Mi dispiace, sì, onesto. No, per voi, no, per voi mi dispiace, ma ti spiego. Chiedi la mia esperienza. Ok, ma io la chiosa, che bello, speriamo che... Speriamo. No, non te la faccio perché io non sono così, non devo farti democristiano, non devo avere il tuo pubblico a cui piacere. Non me ne fotto un cazzo. Questo non me ne fotto un, capisci il senso? Io non è che sono sul mio canale in cui che mi coltivo il mio canale, devo fare contenta la gente che mi segue, gli dico le cose che voi sentissi dire, non la dico. Questa cosa è una critica feroce ai creator e è un dramma. Sai dove però? Non tanto sul devo dire. Ma anche ai genitori che dico le cose che voi sentissi figli. Secondo me, uno che fa questo di lavoro, ci ho pensato spesso, dimmi se è la domenica. Ma quello non noi li guardiamo. Perché hanno il senso sulla tenda? Ma quello invece non è lo sbucco della tua che è stato malevo. No, okay. Questa è una tendina che dovevo comprare per colpa di Franz. Li guardiamo con non con distacco in senso negativo, ma come un corpo estraneo, un cosa? Creator, un influencer. Ma no, in realtà ci sono certi che stimoli, voglio esatto, bene. Esatto, appunto, però è roba che però se, parte della nostra se vita. Crei, fai qualcosa, comunica qualcosa, capisci? No, la chiusina un attimo, se... fammi fare la domanda. Il punto è, se c'hai uno che sta a fare quel lavoro e cioè ti servono gli abbonati, poi gli abbonati, se sei di uno che è abbonato e ti regala 50 abbonamenti a settimana, secondo te gli puoi dire sta di una cazzata? Non glielo puoi dire, ma anche cazzi tuoi ti dico, appunto, se è nella posizione non te lo puoi dire, dico, vedi, se è uno stronzo glielo puoi dire. Cioè, capisci? Lo capisco, è in quella posizione lì. Ma io ti descrivo e ti dico, vedi, tu sei così e sei con le mani legate, te lo sto venendo a dire che hai le mani legate. Io voglio far ragionare le persone su quanto quel ruolo sia diventato insopportabile. Il motivo per cui ci stanno quelli con gli insulti e parlano e trattano è perché uno che vive di... notorietà e di persone che ti seguono, non puoi cancellare e mandare a fanculo quello che ti ha insultato. E quindi gli rispondono. E più però rispondiamo ai deficienti che insultano, che danno le cazzate, più alimentiamo questa convinzione che chiunque possa dire tutto a chiunque. Sì, questo è vero, sono d'accordo. Ma un'altra cosa poi, peraltro, l'ho sempre detto, anche questo ormai è un argomento così titolo che secondo me è noiosissimo. Quando io, l'una delle ultime volte che scrivo... quando parli di videogiochi non sei meglio, non sei meglio. Va bene, ok, perfetto, sono d'accordo. Allora, no, una delle cose che ho sempre detto migliaia di volte, quando ultimamente scrivevo, facevo live per cose istituzionali, dove? Non me lo ricordo. Oh. Ho bevuto.
Allora. Ha bevuto mezza birra, 1-0, ma veramente. Zio, ma zio, ti dico che lì è sul lungomare. Ha bevuto là. Ah, stomaco vuoto, zio, ma tu che cazzo non sai bere? Lungomare, a che ora siete? Sono stati sul lungomare o no? Lungomare del nuovo Locrotondo. È chiaro. Locrotondo. Questo è un contenuto extra che poi riprendiamo, posso scrivere tutte le cose. No, no, parliamo. No, non è quello. Di Locrotondo. No, no, io ad esempio, una cosa che detesto, detestavo, è che anche in positivo, magari mettevo sui social, su Twitter, su Facebook, oh, guarda, ho fatto questo un articolo, ah, bravo ste, like, cose, ah minchia, quello che ne sa di FPS, ah minchia, PCista. Finisci per, avendo un audience anche piccola, quello che è, comunque gente che ti segue, che non vuol dire per forza tu sei il creatore, quelli che ti seguono, no. Anche chi appunto ti caga, ti ammette, così, amici che ci caghiamo, ci seguiamo. Finisce che parte di te diventa loro. Io sentivo che una parte di me cominciava a scopolarsi da me, diventava proprietà degli altri. Anche in positivo, tipo, se c'avevo i soliti 15 lettori o amici affezionati che mettono like a ogni articolo, ah che bravo, sono d'accordo, ah che bello il video di gameplay che hai fatto, ah così. Sentivo che, cioè, non ero più troppo io perché una parte di me ormai era scontata che appartenesse a loro. E quindi non oso immaginare, sai... Almeno per come sono è un fatto, incubo questa cosa. Esatto. Proprio come nel mio piccolo, io questa cosa come l'avevo male. Io voglio essere solo io. Per questo vi dico: tante volte sono trashant, bestemmio, dico, o so, insulto anche per dire insulto gli altri per dire sì, ormai me ne ha fatto un cazzo. Anche il discorso sull'uomo ragno. Io ci tenevo a ribadire il mio pregiudizio personalissimo. Ma come l'uomo ragno, ma è... della chat? O ma ragno, l'uomo ragno? No, l'uomo ragno con la chat, no, poverino, no, anzi, buone, scusa. No, e ci tengo a ribadire con il mio massimo odio, vaffanculo, il mio massimo odio, vaffanculo, Molagno 2, che se ne fotte, ed è un'opinione mia, solo mia, che rivendico, e non me ne fotte un cazzo, capisci il senso? E solo io sono questo, appartengo. E da lì che magari sei più contento quando su Facebook, su una cosa, condividi, oggi ho scorreggiato. Sei tu, non appartiene a nessuno, anzi, meno becchi like, più sei contento. Oggi mi sono mangiato una buona mela. Domanda seria. Basta appartenere, creare delle aspettative sugli altri. No, aspetta, questo è collegato anche con le cose di discorso di Creto. Magari dicono, andiamo da Vincenzo che è quello che se ne intende i giochi di lavorare. Andiamo da Vincenzo è quello che odia un po' i AAA fatti alla web. Whatever. No, Vincenzo quello però di solito la gente ha delle, Vincenzo è quello la gente ha delle aspettative su di te. C'è questa immagine, proiezione di te da parte di tanta, poca, una certa percentuale del tuo, così, della tua community, e questa cosa si prende un pezzo di te e lì ferma questa proiezione. Vuoi fare una domanda intelligente su questo? Però a me questa cosa non piace, io ci voglio vivere. Zitto mentre io metto le luci. Ok, domanda intelligente. Esatto. Perché beh, ieri è uscito fuori questa cosa, perché quando ieri sera i 15 con la video con Pierpaolo, mi sono molto stupito di lui che ha detto scrivo meno recensioni perché comunque ho un po' patito sta cosa delle rotture di cazzo, perché lui sembra proprio uno che invece faccia muro contro muro, litiga con tutti. Per Paolo sì, sembra che vada. Quindi dire quella cosa che l'ha sofferta, addirittura ha parlato di essere andato allo psicologo, è una roba che mi ha sorpreso. E mi chiedo se quando scrivi recensioni, che un po' le scrivi sapendo che ci sarà una reazione del pubblico, se questa cosa... ti ha condizionato no. E qua state zitto e quanto ti ha condizionato di più sulla parte cartacea dove invece c'era un distacco più netto con l'utenza rispetto all'online qui invece arrivava dopo un secondo il commento. No, mai, te lo giuro, no, proprio questa cosa davvero, sai cosa mi sarà sul cazzo? Mai, ma proprio non perché voglio fare l'intelligenza così, perché no, perché è troppo più forte la mia inerditudine di dire quel cazzo che penso io con tutte quelle recensioni da 15.000 pagine che tu odi. Io ho troppo la mia voglia di fare di tirare fuori la mia merda e esprimermi, ok? Quella più forte, però lo sapevo. Che io poi ci tenevo anche. Se ad esempio ti vengo a dire, ma 50.000 volte, cazzo ne so, ti faccio una recensione di nuovo Battlefield e ti dico, guarda che per me le campagne anche del famoso Bad Company tanto amato, in realtà era poca roba, una merdina. Io ci tengo a dirtelo. Poi lo so che è vero lì, bastardo incompetente coglione, picciaro. L'esempio non è casuale, capisci? Però, sulla campagna di Bad Company 2. No, ma... oppure... non dico troppo, io ne casavo troppo, no, lo so, no, però poi ti spiego, io non sono impermeabile, anzi, poi nei commenti chi mi dice coglione, incompetente, venduto, cioè a me mi toccano, toccare vuol dire, poi vabbè, qualcuno arriva più in fondo, capisci, che magari anche uno degli insulti meno gravi, però ti arriva un po', e mi tocca la sensibilità. È quello che dico io. Cioè io non sono invulnerabile, non sono impermeabile. Tu vengo toccato da tutto, ma se ti toccano 50 commenti, 100 commenti, arriva un tom.
qualcuno ti arriva e ci rimane, e poi quello forte e ci rimane male. Però anche io sono sempre resto, stato così. Secondo me è uno strato che uno assorbe, che rimane là, che rimane un po' sulla il malessere pelle, diventa quel fastidio che poi in un momento in cui tutti noi abbiamo alti e bassi, cioè il momento in cui sei più vulnerabile, quella roba secondo me va a cascata. Certo, fa male, ma è anche io questo problema che l'abbiamo accettato, che è normale che la gente dice tutto su tutto e critica e romper cazzo, che lo dice con un tono, insomma, stamattina è arrivato un messaggio su YouTube. Però ascolta, stai facendo un pedino davanti a tutti ed è imbarazzante. Abbiamo trovato un calcio in ginocchio, però proprio obiettivo. Ah. Un commento che andava benissimo perché era al microfono e mi ha detto che come faccio con la bocca quando parlo. All'appi? Tipo che è un commento su YouTube, è una roba che ho fatto ieri quando sono tornato, da mezzanotte e mezzo. Non è quello il problema. Ma dove Banesi 10 euro? Certo, cazzo. Il commento finale era e sono le basi di l'uso di un microfono. Vabbè, questa roba. Questo fare il professore. Porca madre. Professore! No, io la persona più buona al mondo, ti giuro, perdo la testa. Da ieri sera che sto pensando, sto dai tre stili da mezzo. Penso di sì. Ma come sei bravo, cazzo. Ma vedi sto. Però guarda che ti ha detto il primo maggio vieni qua, cioè? Il primo maggio, festa del lavoro, sta qua 16 ore, straordinario non pagato. E no, e sai cosa? Beh, grazie a cazzo, è praticamente l'arm sharing, no? Come dico in inglese, arm sharing, tipo back seating. Sì. Quando stanno lì, ti fanno così e ti dicono, guarda, devi fare così. No, beh, questi aspetta, sono i professori da gente che ma lo sa. Facciamo un po' tutti, cioè tipo, e che cazzo, perché questo gioco qua non è ottimizzato? E perché non c'è la volete? Oppure io PCista, ma perché non c'è il pad e il mouse e tastiera assieme? Tutti i professori, tutti gli allenatori. Non voglio più che tu usi quel termine. Esatto, sono d'accordo? Io sono crudista adesso, crudista. No, hai capito, sono tutti i professori allenatori, tutti allenatori. Cioè il gamer, voglio matti, ragazzi. Gamer. Giocatore di Call of Duty con invalidi, diciamo, puoi scegliere una di queste qua, secondo me. Sì, capisci il senso? Sì, sì, è quello che fa qualcosa così insopportabile. Come che io ormai cioè, sono fuori forma, sono tutto spaccato con la schiena così con là. Vedo un ragazzino che stamani si mette con queste belle giornate a Roma, al parco, a fare un po' di catà con l'amico. Coglione, quando non si fa così, cacatomieri. Coglione. Coglione! E io sono solo un povero coglione vecchio, tutto rotto, obeso. Quando vedo quelli che salgono al parco, vorrei dirgli che deficiente vai in palestra. Il punto è proprio quello. Se cazzo è un brutto scordinato, vattene. Io che faccio questa live, a parte il fatto che sono meraviglioso e le live sono bellissime, lo sto facendo con lo stesso spirito di uno che va a fare una corsetta. Non deve arrivare l'allenatore di Bolt al dire, però cazzo ti sei allenato male, come cazzo corri. Sono due sport diversi. Ma il problema è che la gente non ce la fa a mangiare, un po' l'abbiamo educata male anche la noi. La gente non capisce un cazzo e l'abbiamo abituata. La colpa non è manca a loro, perché i cretini erano cretini. La colpa certo. È che c'è tutti questi che fanno influencer creator, sono convinti che devono rispondere. Che quando gli dicono una cosa, io dico, bravo, perché dopo magari diventa uno e ti fa l'abbonamento. Li stiamo concimando. Però i a questo punto mi dispiace, dico anche cazzi tuoi, vai, cioè capisci il senso. Cazzi tuoi che ti metti in quella cosa lì. Mi dispiace, con tutto rispetto, a chi possa voler bene, però scusami. Se devi stare lì a pettinare anche l'ultimo degli stronzi, anche. Sì, ma non me ne frega un cazzo, però per me è un errore. Certo perché dopo crollano. Non è vero che poi non la sento. Poi c'è sta Chiara Ferragni che gli frega un cazzo, perché a parte che gli frega non perché perde sapere, soldi. Certo. Però secondo me insulto, gli frega giusto. Al marito scemo gli frega di quello. Non li leggono, se sei intelligente e fai 70 miliardi l'anno, non li va a legge. Chiappi un coglione, gli metti a fare lavoro, è risolto. Ma il grosso di quelli che fanno i creator oggi non sai gente. Ma poi, ma banalmente, ragazzi, come nella realtà non puoi piacere a tutti. Quello che dici non può piacere a tutti, non può avere tutte le stesse. Ma non può avere tutti lo stesso background, la stessa sensibilità, guardare le stesse cose. Punto. Ma è un'altra cosa, banalmente, anche lì, sempre detto. Quando negli ultimi anni in cui scrivevo, facevo contenuti, dicevo, ma io chi cazzo sto parlando? E ti spiego una cosa. Mi chiedono di fare un'anteprima su una cosa. Io c'ho la mia esperienza da vecchio, i miei gusti, la mia abilità e disabilità, tutto quello che vuoi, io te la metto dentro il mio contenuto. E quindi io poi vado su una piattaforma che è aperta un po' a tutti, generalista, e arriva quello che magari sai, che ne so, il nuovo Mario, si è giocati tutti di super esperto, quello che si gioca solo con la figlia gli ultimi due, quello così, quello con là, quello che invece si chiede un maschio alfa, gioca solo i giochi immaturi. C'è un complemento per il video di ora, quindi state zitto, lo leggiamo. E la chat è Instagram, c'è l'idea, tutto il resto, il complimento lo leggiamo. Sandro Buro dice, però Vito, il problema è che poi la qualità dei contenuti e delle opinioni è ai livelli top. Sta parlando di me, non di tu. E quindi magari agli occhi di queste persone scrive, ma ci sta, Sandro, nettamente
le persone che scrivono il commento a me sul microfono, sul video, lo fanno perché ci tengono più di me, cioè è proprio affetto. Io questa cosa ne sono sicuro e l'ho capita. È il modo che non va bene, cazzo. Se tu sotto a uno che si sbatte, ieri ho fatto il video, siamo tornati a? Eh? Io a mezzanotte e mezzo qua. Sì. E mi sono messo a fare il TG Lego, porco. E la roba. Fatto? Il TG Lego e Game of Kilos. Perché lo faccio sempre venerdì, non mandava ad esaltare. È che mi hanno arrestato il pucco, se no se lo mandava a casa, ma non è arrestato a giocare. E devi capire che a una persona gli puoi dire anche che biascico con la bocca e non va bene. Non puoi scrivere, secondo me, le basi del microfono sono quello. Perché stai dicendo sei un coglione che non capisce come si usa un microfono. Che è vero nel mio caso. Non mi dà neanche fastidio se mi dici che sono un coglione. Ma non lo devi scrivere. Perché so uno che se sta a fare una corsetta nel parco e fa come cazzo gli pare. Io posso commentargli una cosa, Vincenzo. Stava qua 5 anni fa, 5 anni, no, 5 anni fa, sì. 15 anni fa non esisteva sta roba, giusto? Giusto? Twitch? Sì. Fare sta roba. 5 anni sono io che già lo faccio. 15 anni, dico. 15 no. Ok. Fare una recensione di un videogioco e poi c'è chi ti compra dei one, chi è collezionatore, chi è hardcore gamer, chi è fanboy della console, sistema rivale, insomma. E quindi esporti è 50 anni fa non esisteva. Che ne so. Giocare online. No, non è che ci arriviamo. Sono cose nuove, cose che più... Sono cose che a un certo punto ci siamo inventati, ok? Ci siamo inventati di sana pianta. Non so se sono qui per rimanere oppure spariranno. Il punto è, lo stiamo scoprendo giorno per giorno. Quindi non c'è, sai, un giusto o sbagliato, ma la gente dovrebbe stare zitta. C'è che ci sta sul cazzo questo atteggiamento, lo scopriamo e praticamente ci muoviamo in maniera tale da cercare di disinnescare questa roba. Che vuoi, sto? Ok. Perfetto. No, ma esaltava. Ah, ok. No, a me è piaciuta la battuta, poi me la scrivi. No, allora, no, il punto è, stiamo scoprendo adesso questa cosa, quindi non c'è una cosa auspicabile, stiamo scoprendo sulla nostra pelle, in positivo, in negativo, con le frizioni, i problemi, anche i drammi, c'era gente che si è suicidata, porco due, per le cose dei social, web, e tante altre cose. La cosa tristissima di quel cosplayer che faceva Ghosty con lo Duty, che poi per ripicche, cose, gogne, ragazzi, si è ammazzato, era 23 anni scarsi. Cioè, quindi, nel senso, è tutta una roba nuova, in divenire. Non c'è scritto da nessuna parte che quale linea tracciare. Definiamolo noi. Tu, Vincenzo, divulga sta cosa che non va bene. Andate a fanculo, combattiamo questi modi. Fallo nel tuo piccolo. Ma lo sto facendo, per esempio, è capitato. Abbiamo fatto una live da Bolone con Fenil. Che ovviamente, dopo la roba con la ragazza di Sabaku. Momento che hanno lì al Sabaku, ovviamente sono partiti ieri, gli hanno scritto braccia di tutto, si vede da quello che scrive. Nella sua idea di fare il creator c'era, ma io a questi gli rispondo dalla mattina alla sera, mi metto lì perché io mi diverto, combatto. Non è vero, perché quando le metti a rispondere a uno che ti insulta, illegittimi, l'assorbi, cazzo, a parte l'assorbi, arriva addosso. Non è vero che te la togli, non deve arrivare quel messaggio, non è vero che gli dobbiamo rispondere e te devi divertire, non deve arrivare, è sbagliato che arrivi. Capito, però... È come per strada, nessuno si aspetta che esco di strada dalla macchina e dico, ah, coglione, non te lo fai, 30 anni fa c'erano i social, no. Capisci il senso? E ne stiamo scoprendo adesso e dobbiamo trovare, ma che poi appunto magari ci saranno tante definizioni giusto o sbagliato, di accettabile, di distanza garantibile, quel cazzo che vogliamo, però nel senso è difficile e ripeto, da ognuno nel suo piccolo o nel suo grande promuove quello che ritiene giusto. Come ripeto, io ho detto, rivendico l'idea di darmi un'opinione tranchante, basata, però lo dico, non faccio finta, io l'ho bollato, non ho giocato, ho bottinato con un cazzo, e magari mi tengo il profilo della play nascosto. Allora, questa è una critica a Michele Iorlano, ovviamente, che è stato sgamato. Sì. Ti ricordi, su TFP c'era uno stalker che gli andava a guardare. Vabbè, by the way, non è questo, cioè io lo rivendico, e questo è il mio modo di vivere internet, questa cosa qua, c'è chi dice... che ritiene fondamentale mettere distanze, mettere le cose, richiedere un'educazione alla gente, un minimo di rispetto, di civiltà. Questo è, capisci? Oppure, come io che vedo magari, nel voler accontentare tutti, vabbè, tu mi fai l'abbonamento, allora dovresti essere più democristiano, ma tu che mi hai fatto 100 mesi di abbonamento e sei un utente più che altro di RTS, ok, d'ora in poi parleremo un po' più di RTS. Cioè, e no, così diventi democristiano. Se hai un contenuto, delle idee, dei messaggi da lanciare... Dei valori da promulgare e poi comincia a rendere un po' troppo tutto universale, generico, la mosci, lo rendi una pappetta indistinta e fai una pappetta distinta. Mi è piaciuto il tuo discorso. Cambiamo di palo in frasca. Bene. E frasca è lui. Yes sir. Sai che fa frasca di cognome? Certo che lo so, però aspetta,
Risate registrate? Allora, no, sì. Cambiamo argomento, ne facciamo uno che non ti piace proprio sicuro al 100%. Thief Line Crisi. Mi spiace. Oh, ma dov'era quella cazzata? Dov'era quella cazzata da bere? Oh? Quella col magna, porca puttana! Ma, ah, oh, raga, sei calmo, allora, sei calmo. No, aspetta, calmo. Grazie. Hai collegati da poco, mi ha fatto bere per la prima volta in vita mia la Heineken 00. Io non sapevo neanche che esistesse. Non è la prima volta che ho bevuto una birra analcolica, per carità, ma la Heineken 00. Cioè, io... Questa... Domani ti sentirai con i miei avvocati. Intanto cosa ci fai bevere? Gohan! Gohan! Ma questi erano veramente sponsorizzati. Questo programma non è sponsorizzato da Gohan, vero? Facevo un gioco che assaggiavo, ho smesso, quindi bevo da questa roba. Però attenta prima aprila con calma e pulisci la sua. E non verso... Pulisci. Ma ti pare che c'ho scritto? Questa bocca tu sai quanto l'aveva baciato... Non c'ho neanche tu, effettivamente. Allora, crisi di tripla. Lo sappiamo, motivazioni, piripim, paravam, paravam. Voglio sapere da te come andiamo a finire. Cioè, voglio il futuro da te, non le motivazioni. Sempre peggio, poi diluito. Sempre più grosse P, sempre concentramento. Vai, chiaro, spiegalo bene al pubblico. Ma raga, ma no, ma la direzione sarà quella, che, dai. Che cazzo sa? Ananas. O sai che è Coco. Ananas, secondo me. È Coconut Cocco, però non solo. Senti, Ragni, tu che sei uno esperto che non c'ha per i suoni, ma stai già stato. Se non muore... No, c'è scritto White Grape Flower. Senti, te ne fa una gag figa? Ce l'hai la pompa, però qui si dimostra quanto sei uomo, quanto sei qua, qua. Sentiamo, dai, c'ho dei passigli. Io adesso chiamo cose... Michele Giurlano, non lo manco saluto e tu dici, a coglione e attacchiamo. Te regge? Perché sennò sei qua. No, ragazzi, però questo, cioè, io ho smesso di citofonare e scappare a 11 anni, scusa. Vabbè, lui lo sa, lui lo vede che è il mio nome, non è scappare. Sì, però è citofonare e scappare. No, parliamo di questi tipi là, che sto dicendo una cosa banalmente. Anche, va bene, ma Michele non posso farlo l'amo. Ok, vai, tripla, vai. No, ma scusa, parli tu che ieri che mi è venuto a prendere, aspetta, urlavo in mia monti di Burtini, cioè in mia zona di Burtini, lui era dall'altra parte del coso, della strada, non mi ha visto, io urlavo, lazza merda, c'erano 70 persone girate, alcune delle quali avevano già le spranghe in mano, tranne lui che non se ne è accorto, e urlavo, lazza merda. Basta. Io guardavo a destra, a sinistra non era importante. Essendo laziale, guarda. L'hai tirata fuori tu questa cosa, quindi devo dirlo. Sono andato a prendere te, sono arrivato ovviamente super puntuale, in grande anticipo. E gli ho scritto: scendi quando sei comodo, perché sono una persona che non si è. Dove cazzo eri tu? È un gioco con barboncino. Lo vedi che i cani sono migliori di te? Il barboncino, cioè, ma tu immagini questo che sta in giro a portare in giro un cazzo del barboncino? L'ho visto, è anche molto carino. Sonno, vuoi spiegare la roba delle 3 ore al giorno del cane al pubblico? Ho preso un cane da poco, c'ha 9 mesi, e dato che è molto attiva, vorrei darmi, mi sono dato l'obiettivo di far alzare almeno 3 ore in giro per strada, tra parco, attività, passeggiate, qualsiasi cosa. Almeno 3 ore al giorno. 3 ore al giorno, signor. Ho capito, nei giochi ci stai incollato 10 ore, possono dare 7 al cane. Arriva il giorno della vita di un essere umano dedicato a un cazzo di roba a 4 zampe che li abbiamo cresciuti per non stare a fare la guardia alla casa. Cioè, lo scopo dovrebbe essere darti delle ore di vita e tu l'hai trasformato in una roba da... Non tutti i cani possono fare tutte le cose. Questo non è il tuo, sì. È grosso, diventa il tuo, no? No, la mia è 17 kg, forse potrebbe arrivare a 20 fra un po', forse. Ho visto delle foto e sono innamorato. Però, allora, probabile che se la addestri per fare il cane da guardia ci riesce anche. Però non è proprio il mio obiettivo. Era buona sta merda, comunque. Buona? Sì. Sta di uva bianca... Le petali di margherita cincischiata. Guarda quanto mi mancano le Red Bull, ragazzi. Penso proprio, penso tutti i giorni. Questa però fa schifo. Prometti che non la compri più. Promettilo. No, davanti a tutti. Sì. Ma è energetica? No, era roba così. Era perché no, era merda. Per il Dito Vigri format c'era il pre-show in cui provavo unpacking e poi provavo. Poi come è andata a finire? Che è arrivata una al latte che stava vomitando. Oddio, dai, in diretta? Sì. No, linkate, raga, linkate per favore. Ciao Emma. Linkate la clip di Democrazia che spara. Che è sempre bene. Quindi no. Tripla. Sì. Siamo qui, oggi è 2024. Sì. 2030. Anzi, sì. Facciamo 5 anni. 2029 e poi 2034. Beh, quindi, vedi? Io vedo che... Sony. Parte di Sony. Sony che cazzo fa secondo te? Sony spero si sia lanciato un po' di più su cloud, come sta facendo, vedo adesso, sta investendo di più. Per smaterializzarsi della tecnologia, non dei giochi. Ma frega un cazzo della tecnologia. Sony cosa fa? Esatto. Sony se adesso non lo so. Sony in questo momento era facci cazzo, adesso sta cancellando i cazzo. Allora, Sony secondo me si ritroverà. Se adesso che non so, spara a casa 12 first party, se ne ritroverà ancora 12. Ma perché a un certo punto, che ne so, verso 2028 ne sei stato fatto con 5.
e poi dopo grossa crisi, tutto molto accentrato, si faranno solo l'Uomo Ragno e Last of Us. The Last of Us uscirà 4 volte all'anno, uscirà The Last of Us 3 inedito, poi il remake The Last of Us 1, siamo due giochi, il remake The Last of Us, ogni anno 4 The Last of Us. La rimasta del mansile, sì, ogni anno. Episodi. E Insomniac, poveri cristi, faranno due DLC, due così espansioni dell'Uomo Ragno all'anno. Gran Turismo così, cioè passerà un periodo così di merda, di costi proprio concentrati solo sulle cose sicure, che a un certo punto anche i fan più riducibili saranno sverniciati da minchia, e poi tornerà bene o male ad avere, che ne so, i 10 studi, non so quanti ne ha, London Studio l'ha chiusi, non so quanti ne ha, 9, 10, 12, quelli che sono senza, però ovviamente, tornando a una situazione simile di oggi. Ma ti aspetti che continueranno a provare a fare sempre il AAA per arrivare a 20 milioni, o ci sta lo spazio per fare quello che facevano alla fine su PlayStation 3? Non solo ovviamente. Non rinunciare, secondo me, anche se Toto Tori, come si chiama questo qua adesso, quello che si è messo lì a tirare le righe, insomma, a tirare le orecchie anche alla gente, sembra insomma così promuovere un austerity dentro i vari team di sviluppo eccetera eccetera, secondo me non vuoi rinunciare a quell'impronta di prestigio tecnologico. No, però quello l'hai detto, quello no, non ce l'avranno più forte come l'epoca PlayStation 3, 4 o con la coda che hanno tuttora, però una puntina, quindi qualcosina fanno ancora su quel fronte, la cosa un po', sai, un po' Sony Pictures, anche un po' grossa, un po' imbattante graficamente, che ti dà la eco anche, che anche l'ultimo dei coglioni che scrive sull'ultimo dei giornali generalistici, ah cazzo, i videogiochi sono ancora un film nel 2028, sentiremo ancora parlare in questi termini in certi ambiti di sta roba ancora. Tanto grazie, succederà, appunto, scriverà, succederà sulla Gazzetta parlando così dei videogiochi, grazie. Quindi Sony misto e misto, misto continua a fare, secondo te faranno anche dei progetti a breve alla Prince of Persia? Sono nel laterale quello che nel futuro immediato, secondo me no, prossimamente no. Loro, Sony, non, ripeto, non sarà più però la Sony di PlayStation 3, vabbè, PlayStation 2 ormai c'ho, PlayStation 3 e ancora un po' PlayStation 4, che c'aveva Japan Studio, e ti fanno anche Gravity Rush, che ti fanno anche Pataplorn, che ti fanno anche... Bon. Ok. Che ancora un po' prova con la VR, secondo me quella roba lì delle produzioni medie non lo farà. Piuttosto me la vedo a fare produzioni medie, ma con un franchise. E quindi, anziché farti il doppia con un IP nuovo, appunto, e come cazzo si chiama, e Sackboy piuttosto che Dreams, o uno Shadow of Colossus, ti farà il AAA da 90 milioni, però brandizzato Spider-Man. Ma andiamo a lui, l'hanno chiusi, no? No, però male, poverini, dai. Oppure ti faranno The Adventures of, come si chiama il figlio di Kratos, Altair, no, quello di quello delle cose. Atreus. The Adventures of Atreus. Oppure ti farà Ellie e Dina vanno a spacciare. Dici, progetti alla, ti ricordi Tomb Raider? Cioè, il gioco medio, il gioco medio magari, però brandizzato, cioè con un richiamo forte. Non ti fanno più appunto la cosa nuova totalmente. Un parappa di rapper, non sarà più quella storia. Vabbè, quella non è impossibile. Appunto, però io quella di Puppeteer più... o quella di Gravity Rush. Pensavo, così. Com'è quelle cose nuove, quelle, quelle cose frizzantine, no. Nintendo in questo momento va forte, loro spendono già meno, quindi già non stanno nei costi infiniti, guadagnano di più perché vendono un sacco di più, vendono sempre perché la loro base installata è installata. Perché siete stronzi? Dillo, poi? Perché siete stronzi? E sappiamo che Nintendo è così. Microsoft, 5-10 anni. Vai, questo è il più difficile. Diventerà totalmente multipiattaforma, della figata. Grazie Microsoft, vai per il futuro. Ma raga, questa cosa è bellissima. Che passa su PlayStation, io l'avevo già detto anni fa. Dove, per chi può, non è Microsoft, niente, quella Microsoft l'avrebbe ora. No, secondo me abbasserà molto. Ti spiego, magari ci avrà ancora il suo Minecraft, cioè i più forti. Magari avendo comprato King, io non seguo il mobile, però mi sembra che King è proprietaria di, cos'è, giochi mobile fortissimi, che ne so, Candy Crush è suo? Non lo so, sì. Sì. Per dire, ci avrà ancora magari, si ricampa COD o chi per lui, cioè ci avrà queste cose forti, farà tanto cash. Però secondo me libererà molto per il basso. Se già adesso magari non vedi il gioco single player, tra virgolette, il titolone. Non ci credi al successo del Game Pass? Rischio. Ma probabilmente potrà. Ma avete saltato un pezzo. Ma è successo, cosa vuol dire, Vincenzo? Ma adesso ho girato. Che vuol dire successo, Vincenzo? Sentiamo, cosa fici di dire successo? 100 milioni di abbonati. Per me loro 100 milioni di abbonati. Ma non lo farà il Game Pass. Lo farà qualcos'altro fa 10 anni. Vabbè. Sony abbonamento. Tencent abbonamento, non lo so, però non lo vedo, cioè mi spiacerebbe perché l'idea è bella, come fanno, ma non lo so, non mi sembrano lanciati. È proprio mi manca sempre qualcosa, sì, sì, mi manca Game Pass.
L'idea è figa, c'è la potente attuale, i giochi, fa poco arriva COD, mo c'è il Diablo, COD arriverà prima o poi per forza. Però sembra che manca qualcosa, sì, sembra che gli manca la spinta pubblicitaria, ma porco due, mettilo qualche cartellone in autostrada, al cinema. Io lo giudico poco perché... Quindi non lo vedo mai, no. Che nonostante le caratteristiche, quello che vuoi, interessanti, gli investimenti, di sbattere, ma c'è a perdere, manca sempre lo slancio. Quindi per me un qualcosa tipo Game Pass da 100 milioni esisterà 7, 8, 12 anni, ma forse lo sai che Game Pass è un autoservizio, per me. Però credi in questa formula tu? Sì, ma per forza sono lì. Non per forza la norma, per forza si arriverà a una grossa polarizzazione. Sì, non dico che sarà solo così, come Amazon Prime, così. Sarà però che ci saranno dei servizi così che sfonderanno, ci sarà una grossa polarizzazione, ci sarà chi si compra il gioco singolo in digitale, come chi va al cinema, capisci il senso? Valve, secondo te, perché non ha mai pensato di fare una roba selezione, 50 giochi? Valve ha sentito che lui, io ho solo letto l'intervista, una notizia che... A quanto pare, non lo so se è confermata, proprio un tweet veloce, probabilmente sarebbe più profittevole tipo di Apple, di tutti praticamente, cioè proprio come soldo per persona. Cazzo, ma che tipo lo e sono? Quindi, e quindi gli ne fotte un cazzo, hai capito? No, però vuoi fare... tu dici, e quindi Half-Life 2 cioè, no. Sì, cioè, che si mette a fare però a sbilanciarsi. Se... Poi se il modello pass diventa una cosa reale nel mondo dei videogiochi, secondo me tu subisci la... No, certamente lo subirà, però nel senso al momento non si sposterà, non gli ha fatto un cazzo. Oppure, aspetta, arriva alla fine. Dietro le quinte ne fa 2000 cose. Cioè, se va dietro le quinte fa 2000 cose che poi manco vedono la luce del sole. Oppure vengono fuori half-baked, mezze, cagate, che ne so, il supporto a Linux, non è che ha fatto patire tanti anni, queste cose qua. Questa era l'imitazione di Matteo Zella, vero, questa Linux. Quando parli Linux è sempre Matteo Zella. Oh, non so come falla. No, non ce la posso fare. Un saluto a Matteo, io ti voglio bene. Ma se Zellino è l'amo, però c'è rotto il cazzo tu e Google. no, allora, questo, capisci? Non lo so, perché dietro le quinte non voglio fare l'arrogante, se l'immagine, non lo so. Però diverse cose cuociono in pentola sempre. Da Valve anche, che sembra quel team che sai, sono senza capo, tra virgolette, tutto orizzontale. Ah no, potevamo fare Half-Life, che sai che fare una notizia. Half-Life l'hanno bocciato. Ah no, poi facciamo così, no così, così. Le Steam Machine, sto cazzo, 5.000 cose, magari 30 vedono la luce, 5 anni successivi. Poi chiedo anche a Stone, ultima cosa su questa roba del futuro, mondo PC. Secondo te ci sarà un allargamento? Cioè Sony comincerà a fare le robe anche day one o subito, per l'età 3 mesi? Microsoft già c'è, potrebbe arrivare in futuro anche una Nintendo con magari Switch 2 meno forte che dice vabbè, ma io me li vado a prendere quei soldi, perché no? Per me? Vabbè, ma per il futuro quanto futuro? Adesso io, la domanda è scomoda, io ti chiedo, ti faccio una domanda scomoda, perdonami. Quanto futuro mi dai? Fa 5, 10, 15 anni? Prima 5 e poi 10. Questa era la domanda. Sony sicuramente, ma secondo me entro la fine di questa generazione fai day one anche su PC. Day one? No? Questa, entro la fine generazione sì. Io è day one... Dico, non solo per i gas, ma proprio anche per i titoloni! Tripla A! TM. Per me finché vuole vendere la console, quella roba. Ma poi console anche, lo sappiamo benissimo, Vincenzo. È ecosistema. È vuota? No, mi piace, fa tipo. È pure che ti rovino qualche gadget. No, poi te lo rovino comunque, però no. Allora, no, sai, ovviamente, console vuol dire anche un utente dentro l'ecosistema che forse ti compra i giochi lì, quindi loro non c'hanno più da dare il cut il 30% agli altri. Forse ti fa una sottoscrizione a PlayStation Plus. Forse ti compra un DualSense in più, ti compra te, cioè, lo so. Però guarda che... Per un costruttore di console è importante attirare nel nella discussione che è uscita fuori di Sweeney a Gabe Newell. Che detto, è successo? Lui rosicava anche perché quelli grossi non danno il 30%. Gli diceva però non è giusto che quelli grossi che guadagnano di più devono dare meno. I poracci invece le devono dare il 30%. Quindi già quelli grossi, Rockstar che torna su Steam, secondo me col cazzo che gli dà il 30%. Ma no, ma c'è mica che dopo 1 milione mi sembra Steam che del 20, non mi ricordo. Aveva cambiato dopo che era uscito Epic, però all'inizio no. Ecco. Però c'è comunque che è grosso già adesso, quindi gli accordi arrivano per non pagare il 30%. Ah, ma certo! No, beh, il punto è comunque, no, è importante per Sony non sminuire la console, perché ripeto, se lei mi mette... Vabbè, già che ti mette il gioco compatibile solo col DualSense, si mette un po' di paletti. Capisci il senso? Cioè, sono ovviamente cattiverie in realtà portare... in ambito PC, perché sicuramente ti inimichi un sacco di gente se fanno del genere. Però. Beh, ma banalmente, Stone, quando hanno fatto Microsoft Play Anywhere, per me è morta Xbox. Cioè, come console, se io gioco su PC, per me non esiste. Se fa PlayStation la stessa cosa di qua, per me la console diventa inutile. Io ce l'ho là, prende polvere... tranne due esclusive l'anno, quindi per me diventa una roba. Io quest'anno, cioè questa generazione quando l'ho comprata non c'ho voglia, non c'ho fame. Ma parlo dei giocatori uomini, ma no, ma il giorno è bellissimo, però se me l'hai messo su PC basta,
Fate che non ho mai quasi comprato una console per un gioco solo, però se non accumulo 2-3 titoli io un sistema non lo prendo. Stone, futuro. No, sono troppo scemo per dirti una cosa. Come sei severo? Dai! No, non... Lui ci ha fatto un canale, porco giù, una carriera, insomma. Però io sono bello. Ok. No, non lo so. Non lo so dove sarei arrivato senza questo corpo, ma... No. Non mi sbilancio, non lo so, saranno mille congetture, cioè posso anche pensare che Nintendo ha bloccato. Adesso mi fa una settimana. Adesso no. Sono come funziona, gli fai la domanda e te se sta zitto non risponde. Quando tu fai la controdomanda lui ti parla sopra, è fantastico. Ma è bella sta cosa. Non c'è proprio un controllo sulle... No, perché come si dice, tengo alto... Bravo, sono. Ho la controdomanda però giusta per te. Voglio sapere ufficialmente cosa ne pensi del futuro di Destiny. Che cazzo ne so, chissà, io non lo sto seguendo più nemmeno. Ci credi? Ma proprio non lo stai seguendo, adesso improvvisamente. No, in realtà guarda, ho scoperto che il 9 aprile esce... C'avrai il porno a te, Destiny, non sta di cazzate. Ti ho chiamato il cane. Cosa? Che vuol dire? Non il cane si chiama un personaggio di Destiny. Tipo? Si chiama Ikora Rei, il cane. Puoi buttare anche la lattina già che vai là? Finalmente! Abbiamo preso il potere, allora, vai! Chiudi la porta. Vai, musica! Vai, le ballerine entrino! Capito, no, vedi che ti vuole bene Stone, no, Albix, vedi, ti dice rispetto. Aspetta, no. Albix, rispetto per Daniele, ovviamente, per i cagnolini, che non... Per lo schiavista che se n'è appena andato! No, ho scoperto che c'era un'espansione all'anarchia che esce il 9 che è gratuita per tutti, ma avevo capito che in realtà era l'espansione completa che l'avevano anticipata, invece no, è un contenuto un container per tenerti buono fino a giugno. Dai, facciamo un'altra cosa, dai, facciamo un giochino del cazzo. Quanto dura la povera Banshee con Sony? Io onestamente bisogna capire esattamente perché hanno speso così tanto per Bungie, perché per me la cifra è stata sempre un po' ridicola all'inizio, ho speso 5 miliardi, cioè quindi la vuoi usare in un altro modo. Io non credo che Destiny 2 fosse già con dei numeri incredibili quando loro hanno fatto l'acquisizione. No, ma no. Poi, suppongo che sia per il know-how, sì, ma il Marathon pure il know-how, cioè, che dice guarda... La famosa cosa, vabbè. Quindi ha senso mandarli a fanculo adesso perché non va a Destiny 2? Cioè... Non lo so, però c'è Totoro lì che insomma è incazzato, poi oppure il teatro orecchie in pubblico con loro. Ma come quelli che cazzo di spreconi il Bungie? Non detto, lo so. Ma in realtà, esatto, Destiny continua a essere Bungie. Quindi... Stone, però un'ora fa ho detto che hai finito, ma hai risposto sì. Però d'altronde ci sarà un motivo se... invece c'era una bustina sozza nascosta, parte due lucette e quindi no. Vai, scusa, no. Dicevo che Bungie, cioè Destiny è ancora di Bungie in realtà, quindi quella è l'unica cosa per cui si fanno i cazzi loro. Nel caso sei di Bungie e di Sony, però Stone. Sì, però l'IP di Destiny è ancora di Bungie. No, Stone, se Sony si è comprata Bungie, l'IP di Bungie è di Sony, non funziona così. Se sono comprati Bungie, non è che sì, di sto cazzo, se domani Sony decide che con Destiny ci fa... dimmi un gioco da casalinga che giochi tu. Trattore Simulator. No, quello è da maschio alfa. No, perdonami. Allora, Call of Duty Mappac. Ci fanno un gioco di tennis o ci chiamano un gioco di cani che li chiamano con personaggi di Destiny. Subito. Quella Sony ci fa il cazzo che gli pare, roba sua, non è quello il punto. Senti, tu stavi dicendo, Teo. Giustamente. No, vabbè, no, il punto è che insomma Destiny era sotto la tetta di Microsoft e poi insomma se ne sono andati. Poi si è messa a fare, io quando ho visto Bungie era sotto la tetta di Marco, sì. E poi quando cazzo io ho preso la notizia che cazzo è andata da Activision, che era fortissima proprio credo con COD, lo è ancora, ma quelli proprio il super amore, il super record di COD, cazzo, quella potenza di fuoco, quelle cose lì, sai che mi immaginavo. E poi è uscito fuori Destiny, che per me vabbè non c'è problema. Guarda, che film, era, però dico neanche film, poi anche Activision l'ha fatta andare via. Io non so a un certo punto se il problema sono i padroni e quindi il pesce puzza della testa, i vari Microsoft, allora, Sony, la Activision, oppure se è il talento, così, il team che ha qualche problema, chi lo sa. Con sono, tutto che sono poi negli anni... pesanti contro Destiny. Beh, il team è cambiato un sacco di ma infatti volte, poi negli anni, ragazzi, le teste cambiano, gli professionisti anche, cioè... Sai quanti anche, senza parlare dei capi che vanno e vengono anche loro a lungo andare, banalmente anche, che ne so... C'hai quattro lead, game lead level designer che fanno, ti cambiano nel giro di 5 anni... La firma già non è più la stessa nel gioco, ma la capisci? Domanda. Perché mi vado a esce PlayStation 5 Pro e serve PlayStation 5 Pro? A me no.
Beh, non c'è manco PlayStation 5. Apposta. E la PlayStation 5. No. Però il GTA sento vuoi giocare. Ti piace il GTA a te? Sì, ma nei 4 e 5 ho finito. Non li hai finiti? Non c'ho avuto voglia. L'ho giocato molto di più il 4. Il 5 è già più nelle mie cose, bla bla bla. Il 4 è un capolavoro di storia. Finisci il 4, stupido. Però non to... sai cos'è? Red Dead? Certo l'ho finito, c'ho pianto pure. Ah. Uno e due lo c'ho pianto. Tutti e due? Tempo, molto diverso. Ma per i cavalli o per le persone? Per cavalli e persone. Sto no. La criticata, hai sentito prima la critica alla gente che cavalla? No. No, ho detto che a te piace stare due giorni sul cavallo quando andare da A a B, io mi rompi i coglioni. È una critica al cavallare. Prendi le tue responsabilità su. Guarda la webcam e dici che chi va a cavallo è un coglione. Solo chi va a cavallo su Red Dead. Quindi, quindi povero Bruce. Serve, boh, quanto ha venduto le altre console Pro? A parte che torniamo, chiudiamo il cerchio, vince col discorso di che per me le console sta prendendo tutto quello che è speciale, perché se fai l'upgrade, per me le PlayStation 4 Pro, Xbox, cos'è, Series, come cazzo si chiama quella dell'Xbox? One X, cioè sono proprio con tontura, cioè proprio metti la console upgradeabile, basta, uno degli ultimi paletti, delle ultime caratteristiche proprio costituzionali delle console saltano, e vabbè ormai siamo in quel mondo lì e ci sta. Non so quanto vendono, non so quanto possono ottimizzare specificatamente, però se c'è una fame, se c'è uno zoccolo duro, se c'è gente che, ti spiego, povera Insomnia che spende 300 milioni per fare un gioco, però la gente vuole il 1080p e il performance mode, no, ci hai cominciato a mettere i 40 fps mode col VRR, ma devi mettere anche in tutti i tuoi giochi. Aspetta, c'è tutta questa cosa, gente esigente. Stamattina abbiamo fatto questa discussione in live perché sono arrivata la persona e dice: io mi sono abituato su console 60, adesso li voglio. Quindi c'è un mercato, per loro va bene, ha senso. Quel gioco non beati voi, compratela. La mia reazione però è stata: amore mio, la console costa 500 euro e non costa 2000 con un PC, forse per arrivare a certe cose anche 2005 oggi per fare un PC. Devi pure accettare che devi scendere a dei compromessi e non vuol dire che chi fa Dragon's Dogma 2 che andrà a 30 è un coglione. Vuol dire Lazy Dev, dicono, cioè gli sviluppatori piccoli. Però possiamo dire che non può essere solo c'è questa retorica, infatti c'è questa retorica, cioè. Magari non c'hanno budget, aspetta, ma poi è un'altra cosa. Certe volte c'è, porco due, sono il titolo di studio battesimo, c'è tanta gente che gioca tanto, legge tanto, eccetera, eccetera, ma si perdono i bicchieri d'acqua, gli mancano poi fondamentali. Ma Resident Evil Engine va a 60 nella maggior parte dei giochi. Ma quando cazzo l'ha fatto ancora già un open world così, con quella fisica, che non è una fisica sensazionale, però c'è tantina, di più degli altri giochi di Resident Evil, cioè di Resident Evil Engine. Quindi è open world, con tutte quelle entità, l'entità appunto, che sia un NPC, che siano le pawn, le pedine, che sia una fisichina di questo e quello, vi ripeto, non eccezionale, non è che sto facendo quello. Quindi tu una controprova, che cazzo ne sei tu? Ma sei un ingegnere di Capcom? Sei un cazzo di modder che ci ha messo le mani proprio nel culo della vacca per riportarla come un cazzo? Ma che cazzo parli? Armshare. Io gli dice, ma infatti, visto che cosa 500 euro, accetto di comprare ogni 4 anni con la versione Pro al posto di ogni 8 anni. No, ma sono d'accordo, ma non era quella la critica. La critica è chi vuole che PlayStation 5 base abbia per forza i 60 Hz 4K, che secondo me è ridicolo, cioè quello devi accettarlo invece, quello che uno se c'è la Pro, Sony pensa che c'è un pubblico, fa bene a farlo, non me ne frega un cazzo. Poi se ti esce un gioco rotto, disfunzionale, fai giustamente, dici capra, incapace, ladro. Giustamente, un gioco con un po' sei problemi di stabilità, che cioè, quello c'è. A volte però è difficile. Sì, sono molto difficili. No, però allora è comunque sì. Un altro. Quindi la PlayStation Pro, la 5, per carità, tutto il senso del mondo, se c'è chi è entusiasta. Io da PCista tante volte... quando proprio sul pezzo, dicevo, c'è una scheda già che era di alta gamma. Mi piglia il panino, no, voglio ancora più performance e buttavo i soldi per pigliarmi ancora meglio. Nella quando già stavo... Nella edizione a massa, puoi dirlo in webcam? No, purtroppo no, purtroppo no. Ma non arrivavano le schede da recensire? Sì, e poi le restituire. Ma a me, non te ne hai capito, a volte sono andati dei mouse da recensire. Mouse? Che ho dovuto restituire, non è un problema, tanto io sono affidato ai miei Logitech a 5 tasti, come sono sempre tipo il tuo, che poi è su 7, vabbè. Adesso ho visto c'era un altro. E delle volte, fammi capire, cioè, gli costa di più il corriere per il ritiro. Finita la recensione, gli costa di più il corriere a questi, okay. Per gli essere ritirati. Finito? Solo un attimo di pausa, attenzione, vediamo, sono, mettilo, fallo vedere bene. Attenzione! Attenzione, quelle che faccio, gli tiro una martellata? Che? A quei luci? Non si vede però, devo incontrarlo bene, chi è che lo solleva? No, senza già, spegni quella tua. E devi mandare più avanti il banchetto, però. Ma come rompi i coglioni, No, il banchetto è più indietro, farlo vedere, no, scusa. Tanto io, infatti, ne faccio più queste riprese, perché sono impossibili.
No, ma Gladiator è un lampeggio, ragazzi. Perché Gladiator è un lampeggio. Perché è un brutto presentimento? No, no, no. È veramente figa, Stone. Bravo. Allora, recensione, Stone. Te li metto la luce, poggialo. Luci sopra. Mettila di giocare con luci le ali. Dentro. Nessuno ti ha chiesto di aprire le ali, però. Luci dentro. Ti piacciono? Ma tu l'hai comprato, Stone? No, però è molto bello. Ma ha un nome sto coso? Ornicottero. Ma Orni con l'H? Non è ornitottero. Con l'H, è Orni? È possibile masticarsi, ok? Non è ornipiottero. Stone, recensione veloce, così me la copio e domani parlo di queste stesse cazzate qua facendo finta che l'ho montato io. Non te le posso dire in privato così fai più bella figura? No, no, poi... sono un uomo aperto, l'altro lo dico nella recensione che non l'ho montato io. Allora, non troppo complicato da smontare. Webcam, però. Non troppo complicato da smontare, un pochettino più di parti, però fortunatamente sono grandi blocchi, quindi si fa presto. Ci sono un sacco di fili qui sotto che difficilmente riesci a nascondere perché sono gruppi da 4, per cui anche volendo non riesci proprio, non, anche nelle istruzioni non ti dice dove metterli. Quindi, a meno che non vuoi perderci tempo e nasconderteli per conto tuo, ma... Allora, le istruzioni le trovate chiare troppo, o sono chiare? Troppo spessi. Le istruzioni sono fatte bene, meglio delle altre volte? Sì, perché le foto sono grandi, ti dice, ti borda in rosso le parti che devi staccare, quindi è un pochettino più facile. Lo facevano anche le altre, però le foto qui sono più chiare. E ti dice quale bustina aprire perché le hanno numerate tutte, quindi è abbastanza. Ma quei pezzi che non te l'hai trovato, l'hai trovati voi? Sì, stavano come dicevi tu in un'altra busta con un altro codice, però quindi non mi piace dove hanno messo il telecomando, però no, il telecomando ce l'ho messo io perché okay. Si attacca ovviamente. Ma perché cosa fa? Posso fare una dimostrazione? L'ho appena fatto, c'è le luci. Ah, è tutto qua. Tutto quel cazzo, non hanno luci, vendono kit luci. Io sono un influencer, un creator e mi mandano le luci. No, la cosa bella sono le luci posteriori che lampeggiano. Queste sono molto carine. Sì, insomma. Vabbè, d'altro non me lo ricordo proprio sta roba nell'ornicottero reale. Qualcuno che è pratico di Dune si ricorda se c'era sta roba delle luci lampeggianti? Mi sembra un po' come mezzo volante, potrebbe starci. Mi piacciono forse... davanti, mi piace la blu del coso. Il blu è molto bello, quella è figa. Ma anche quella sotto, anche quelle sotto. Aspetta, non c'è meno luce, per favore. Che anche quelle sotto sono belline. Blu piace molto. 20 fari, solo il monitor, secondo me, illumina un paese. Però ti avanzano, ti fai... Non serve. Io non mangio, mica accendo le luci, le gocce sono... ma pure quello di fronte, non va a letto con la luce del monitor. Dico, ti fa rimpiazzare solo 4 pezzetti, quindi questi qua poi... La scatola, devi metterla nella scatola. Sto nella scatola? Nel manuale, perché io le tengo da parte con i pezzi ufficiali. Ok, e quindi no, basta. Poi, no. Domani mattina, amici, stasera... No, stasera c'è l'azio per il giro. Anzi, in realtà, ricordati che sono rimasti attaccati i pezzi qua, quindi te li rimetto. No, mettili nella scatola. No, no, sono i pezzi sua, questi non vanno, sono rimasti attaccati alla base. Che... Ah, no, rimettila apposta, stronzo. Stasera c'è il Fosino Lazio, no, domani sera c'è il video weekly, domani mattina invece secondo me mi alzo, vado in piscina, poi mi metto ad aprire i 2 set Lego che ho comprato solo per le minifigure, ma poi vorrei fare una riordinata di tutte le minifigure, quindi facciamo una roba, proprio una live di ordine di minifigure. Che figata! Non fingere che non te ne frega un cazzo. Ma no, è meglio, meglio il figure che le Lego. Non leccare il culo. Ma no, le minifigure sono i pupazzi Lego. Te che stai, pensi che stiamo a fare? Ah, ma io pensavo quelle cose. E vedi che non capisci un cazzo. No, una merda, non venite. Non venite. Non io penso, non venite. Che cazzo ne so, quelle porco due. Mi linkate il canale. Aspetta, non rompere i coglioni. Lego House dice. Cioè io pensavo. Dove le messi? Le faccio io pensavo. No, qui ci ho messo i pezzi, mi sono serviti per fare alcuni passaggi. Ok. Me li hai occupati? No. Bravo. Attento Stone che te cade Lotus. Sta messo malissimo Stone. Che mi cade? Ma tu per Lego, dai, ma andate. Dietro alle spalle, Lotus è uscito dalla basetta. Che pesa una tonnellata come la basetta, è un po' difficile. Però è caduto una volta, te lo ricordi? Per la prima live, ne parlavamo stamattina. Allora, io direi che siamo alle 16:16, faremo un altro quarto d'ora, facciamo belle 2 ore di live. Sì. Quindi abbiamo un altro tema da affrontare. Sì. Vai. Tu c'è qualcosa di cui vuoi parlare che ti viene in mente? Assolutamente no. Stone, tu ti viene in mente qualcosa che ci interessa molto? Perché no. C'è una roba attaccata alla mia finestra, Stone? Stavo parlando ancora delle cose, perché delle cross-gen. La bustina, così le mettiamo in dentro. Cross-gen? No, nel senso, dico, ma seriamente non è col culo. Se chi ha voglia, è entusiasta, dice, non mi basta questo. Sony, delle... Sony okay. Dà la possibilità, i soldi sono suoi. Ma infatti a me la critica non è mai quella. Va bene, ma qual è il problema? Io non me l'aspetto la PlayStation 5 Pro, perché secondo me in questo momento sembrerebbe esserci proprio poca ma no, perché sembra, sai cosa? Sembra che è una generazione che ancora non è ingranata. Esatto, quindi...
Però magari Sony dice, beh, la butto fuori, mi rifaccio il modello e ci guadagno di più. Certo. Probabilmente Sony la faccia, però per me non è una roba che io oggi non sento il bisogno di una PlayStation 5 Pro per giocare le robe. Forse servirà per GTA 6, questa non è impossibile. Bisogna vedere però la CPU com'è, perché GTA 6 penso che lo scrupolo sia che andrà verosimilmente a 30 fps. Ma però sì, ti spiego, se aumentano solo relativamente la CPU, che è quella che deve fornire cavalli alla GPU per calcolare il frame, non lo so. Lo scopriremo. Comunque, buona la prima, a me non serve. Che è un po' un peccato. GTA 6 mi rompe il cazzo a giocarlo un po' in vecchio. È il trailer, però, no, Vice City è il mio preferito di GTA, quindi il fatto che ritorno a Vice City... Vice City è il tuo GTA. Cioè... Perché? Non mi prendete Vice City? Non si può, non ti è piaciuto? Rispetto a GTA 4 in poi è un livello, cioè qua no, stanno, però fra, qua fra, stanno i GTA, qua stanno fra, però GTA una 6. Cosa GTA 4 adesso non è solo adesso ti spacco ste ali. GTA 4 sai che ha fatto? Stavo facendo pubblicità, fatta sto stop GTA 4 sto te, però. Zio, allora c'era Nico Bellic, la cazzo che vuoi, il telefono, quello che vuoi, bellissimo, la romance, bla bla bla, però GTA 4 ha cominciato a fintonare le missioni. GTA 3, GTA Vice City, uccidi il capo mafioso che sta in auto. Cioè, giocavi, porco, tu vai su un palazzo, c'è cioè il cecchino. Però ho giocato San Andreas di recente. No, io non l'ho giocato qualche ora. Sotto per me è importante l'analisi. Vice City lo stavo rigiocando, però non hanno fatto il lavoro su San Andreas dei checkpoint ed era insopportabile oggi. San Andreas invece l'ho finito perché hanno fatto un bel lavoro di quello. A livello narrativo, che è la roba che interessa a me, perché certo. Odio il gameplay, lo sai. Ma detto lo odi? Fregate. L'odia! Qui, cioè, proprio qua. Qua stanno e qua stanno quelli nuovi, cioè questi hanno fatto un salto dal 3 al 4 che è senza senso. Sì, però questa cosa qua si è estremizzata appunto Red Dead, ragazzi, Red Dead veramente fa ridere. Cioè io ci ho pianto, bellissimo, grande emozione, ci ho cazzeggiato molto, ma quelle missioni, no raga, ne hai fatto un cazzo, volevo raccontare, no raga, fa schifo, perché se tu fai quella simulazione con tutta la vita, con gli animali, i sistemi, i banditi, gli NPC, e poi fai quelle missioni lì, sei un incompetente, sai, una parola brutto. Sei uno stronzo, capito? È meglio del competente. Sì, competente o brutto. Sei uno stronzo che non c'ha voglia, non c'ha cazzo, oppure sceglie di non trovare una via di mezzo, perché sono insultanti. Missione fallita. Oh, missione fallita. Non mi... Missione... fa culo, ma fammi giocare. Non ho mai fallito una missione in GTA. No, in Red Dead. Red Dead, mai fallito. Non ti sei girato, starnutito. No, hai andato con il cavallo, no. Giocando a si sei spostato. Queste cose, capisci? Senti! Sì. Hai giocato qualcos'altro di recente? Boh, sì, però non mi ricordo. Non è rilevante. Ho giocato? Sì, robe, cose, vedo gente. Ma che cazzo si ricorda? Ho giocato, è passato così, quindi... Oh, ragazzi, potete fare tutte le domande che volete, potete fare la cosa, abbiamo qualche minuto, proviamo a usare Teocrazia con... Fatemi una domanda anche di vita, eh? Anche di vita. Solo, tu stai giocando qualcosa? O è cane? Come fai a avere una vita se vai in palestra e c'è il cane 3 ore che ti porta in giro? La notte con Steam Deck un pochettino di streaming PlayStation oppure... Cosa? Con Steam Deck lo usi per streamare PlayStation? Sì. Con Chiaghi for Deck. Ah, ok. E sto giocando Valhalla. E non c'ha il problema che non prendeva il tasto del DualSense? Quale tasto? Quello centrale grosso? No. In realtà ho dovuto rimappare solo il tasto PlayStation perché non so perché si è smarmellato e per cui l'ho rimappato solo... Però come lo simuli quello grosso? L'hai messo su un altro tasto? Sta su un altro tasto. Okay. Comunque no, ad esempio, dai. Tasti a pressione che struscino, cioè giochi con struscino. Domanda di Albi. C'avete fame? Sì, l'ho letto, ho già risposto mentre voi parlavate. Sottovoce. No, faccia la salvaguardia, non essere stronzi. Doom 2016, per forza, 2016, fra tutti e due. No. È il primo Doom 2016. Sì, cioè il primo del 93, però no. No, è il primo dei due nuovi. Sì, no, però così, da Ghost Dogma ce lo giocherai in diretta, Vincenzo? No, io non penso proprio di giocarlo. No, io in questo non momento fan, sentiamo. Ho un backlog. Se vuoi te lo compro io e lo giochi. Ah, tu dovresti comprarlo questa per farti perdonare, esatto, dell'altra volta. Che è successo? Posso sapere questa cosa? Che abbiamo comprato Dragon's Dogma in coppia. Però ma l'uno o due? L'uno. Però, no. Però l'ho tenuto solo io. Doveva giocare, ce lo gioco prima. Uno dei due doveva giocarlo. Magari su Xbox? Sì. Lo prendo prima io. Me l'ha ridato dopo 6 anni. Vabbè, ma che c'hai fretta? Ce la rendi conto? Quindi sì, mi piace il tuo piano. Sarebbe sbagliato. Ma tu lo prendi davvero? No. Io c'ho un bel no, non c'ho il tempo. Cos'è questa roba? Questo è Final Fantasy che devo ancora iniziare. Rebirth. Ho Yakuza che ho messo in sospeso. Yakuza. E non ho giocato personalmente. Ma Yakuza quanti ne fanno, ragazzi?
Posso dire che questa copertina è orrenda. Ho dovuto cambiare perché quella originale è ancora più brutta. No, fammi ecco, l'originale di colorata si è brutta, ma niente di che. Per me è più brutta questa. Questa è una delle più brutte. No, raga, ma questa qua era fatta veramente con composing, tipo scontorna, appiccicata. Cazzo, è una roba appiccicata brutta. Cioè, la trovo proprio brutta, sì. Proprio immaginario. Sì, pure sì. Questa nera è una cosa orrenda. Però secondo me è meglio perché ricorda un po', esatto. Ricorda un po', però il problema è che è brutta anche quella, sono d'accordo, anche decentrata. No, tra l'altro, ma no, forse non è no, credo che fosse decentrata pure su quella USA. Sì, ma la devi mettere più in alto, vedi che sta lascia perdere. Il problema, sai, è che poi non mi fa il paio nemmeno con quello prima che è comunque colorata, quindi per me è un po' brutta, io è un po' strano. È brutta. Vabbè, quindi ti sbutterai su Final Fantasy Rebirth. Adesso finisco Banisher. Io ce l'ho lì, mi piacerebbe, ma non lo so. Banisher. Ah, adesso sai cosa potremmo giocarci noi? Move It. Ci abbiamo tempo per giocare, cosa devi andare dietro? Non troppo tardi, ma non c'ho ora. Cos'è Move It? È un gioco in cui facciamo i coglioni, però è faticoso. Non c'è problema, non se io posso prendere il Brufen, posso giocare. C'ho un Brufen qua dietro. Ce l'ho anch'io, Brufen, se lo vuoi. Attento al Brufen. Voglio stronzo che è Brufen, che cazzo. Non l'ho mai provato, ma se posso riccare le batterie. È tutta una roba di movimento. Va bene. Io ho fatto delle sport. Non possiamo giocare a Towerfall. Eravamo troppo giovani. Però stiamo ancora facendo il cielo di Cedeo, non è che non ci dobbiamo inculare il pubblico. Capito? Stai proponendo giochi, ne ho proposto uno. Allora. Devo farvi in mente un altro tema, devo andare a guardare là, non c'ho voglia di arrivare fino laggiù. Tu però devi fare questo in deck, hai fatto un cazzo oggi. Scusi. Oh, finito mo questo, che cazzo è? A me facciamo il cazzo che ci pare qua, veramente. Ma la prossima volta facciamo sin deck. Allora, dammi il tasto, se no me lo perdi. Il tasto. Sta sotto al cassetto. Il tasto, Daniele. Quale tasto? Il tasto del sin deck! Ah, ok, sì. Vedi come cazzo con le muse. Ho capito, ma stiamo parlando di. Come devi stare c'è sonno e se mette la roba in saccoccia. Guarda che è un problema vero. Ma stiamo parlando di altre cose. Metti tutto dentro, te l'hai scordato pure quello. Argomento. Tra l'altro sono le avvertenze. Argomento, videogiochi. In futuro abbiamo parlato. Ascolta. Con la situazione stream, così una domanda magari è stupida. Sì. Però con la situazione streaming e il tuo GeForce di cui sei innamoratissimo, sì. Te lo faresti mai un PC o tanti saluti al no, cavolo? Fin quando posso tirare avanti vado con GeForce. Quando diventa inevitabile perché boh, cioè, mi si brucia quello che ho sotto la scrivania, GeForce crepa, ritiro tutte le licenze, diventa come al lancio. Guardate, in beta l'ho detto, tu avevi un mirror di Steam, tu c'hai tutto il tuo Steam su GeForce. Sì, poi sì. È uscito il prodotto commerciale, ovviamente le case dicono, no, ma vogliamo una fetta della torta, si sono ritirati in tanti, aveva pochi giochi, io non lo so, ma lei Fernando non esiste più il suo servizio, che cazzo ne sai? Oppure capito? Diventa una roba che non puoi rompere e quindi non escludo, però io fin quando posso tirare avanti con quello, no, PC me lo faccio. Con quello puoi tirare avanti all'infinito? In che senso? A patto che non si potenzialmente rompa. Sì, con quello mio? Ma che me frega, sì. Ipotizzando che non si rompa mai, cioè sì. Si fa vabbè, quello è uno Steam Deck. Intanto, se... però... sei comprato, ma non sai, veramente non c'è nessuna fascinazione? No, per i portati no, ho avuto due Game Boy, poi ho smesso. Non gioco manco col cellulare. Io gioco a fare i vocali, basta col cellulare. Gioca a fare i vocali. E basta, che cazzo vuoi? Mi metto a giocare in giro. Vabbè, poi adesso che ho un problema alla schiena, poi lo gioca così. Lui sull'autobus. Voleva suonare i citofoni e scappare, però a fare il nome, ha detto col cellulare. Mi hai fatto una figura da cazzo prima che non hai avuto fa Super Game. Cosa stai facendo? Perché mi sei rotto. Come ti sei rotto? Prima adesso schiaccia abbastanza male. Ok, adesso posso andare fuori dalla chiesa per fare moneta con possibile. No, la dai, l'altro tema è sul. No, te lo dico io. No, sul. Il sei guarito di Open World, Vincenzo? Abbastanza, ma per un però è abbastanza poi c'è quello. Quello l'anno stomaco, ma lo salti, poi c'è Rise of the Ronin. No, se però te lo giochi tu. Non io. Ma il Team Ninja? Ma chi sei? È proprio perché è Team Ninja dove lo giochi tu, ma chi sei? Però Dragon's Dogma te lo giocheresti così. Dragon's Dogma non mi ciao, bro! Zero voglia, non lo so. Anche là però mi sembra di capire che è grosso. Io sono proprio in questa fase della mia vita, che tra l'altro sto facendo lo sportivo, quindi mi si è tolta proprio della vita, sto dormendo. L'idea di iniziare un gioco che dura 50 ore, ho avuto il problema con gli Yakuza che non volevo manco comprare, ma anche con Final Fantasy, un po' più c'ho voglia di giocare. Mi blocca proprio. Non c'ho voglia di stare chiuso in un gioco 60 ore. Dove vedi Fernando Mitrovara? Sto giocando a giocare con Call of Duty come a me. Uguale, tutto diventerà monogioco. Come io gioco solo a COD, adesso ho giocato un anno solo a Duty Eternal. Al massimo divento 1000 gioco da 3 ore. Cioè, ma no, tu diventerai... Tanto, diventerai. Ma, cazzo, ma è il mio stile, porco due. Ti ho detto che stai a parlare le persone, non devi... Ma va bene, ma il cappello si usa, porco due. No, ma è maleducazione, non te guarda. Ma che cazzo sono il 1400, zio? No, vabbè, ma comunque, zio...
Ascolta un attimo, zio, diventerai zietto, fra un anno magari diventerai lì Taxi Simulator, sì, e sarai felice di giocare solo quello. Questo è, ma questo solo già quello. Adesso è un po' quello. È la mia vita, guarda che è fantastico. A me piace. Non si soffre più dopo. Monogioco non è per me, perché per me l'entusiasmo della cosa nuova è molto forte. Perché c'è ancora un momento, poi diventerai next anche tu. E poi non mi rompere il cazzo delle margherite su Destiny. Stonna, ma te non ti manca Destiny nella tua vita? No, perché è talmente in questo... L'avevo già mollato tempo addietro, per cui non è una novità. Però in questo momento no, perché l'idea di entrare lì e di dover fare quelle due o tre cose, che sono sempre quelle due o tre cose, ma veramente che non sono cambiate, no. Però scusami, è esattamente quello che ho detto io per anni, che adesso lo stai dicendo tu, quindi... Sì, però prima mi piaceva sempre perché è quello che diceva lui, in realtà ti trovi il tuo gioco, la tua isola felice, in cui stai lì, quando sai che hai poco tempo, vai lì, perché quel tuo poco tempo te lo gusti. Poi se ti pensano sei ore, che se ne fotte, si sta divertendo, che cazzo... Puoi dare tre ore al giorno a un cazzo di cane. Sì, ma il cane non c'era prima, no? Con un nome orribile. È bellissimo. E quindi c'avevi tre ore in più prima? La prossima volta la porto. No. Sì! No. Sì. Io farei decidere la chat. Andiamo al parco. Sondaggio. No, qua no. Riesce a stare, le insegno a stare buona ferma per 10 ore immobile, tipo... Guardi, le insegno a montare il Lego, guardi se... Se non muove, non piscia, non fa. A parte, se piscia, può pulire tutto, non è un problema. Però è... No, dai, non c'è. Era una battuta? Rilassati, vedi, ti sei già agitato. Ah, mi dà, Stella ce l'ho portata qua. Stella si metteva là, moriva. Cioè, quindi... Se sta buona, te l'ho detto, sì, non è un problema. Te la porto. Perché non sta buona, perché è un cane maleducato del cazzo. Non ancora. È vero, è deliziosa. Non sa fare niente. Guarda, in realtà... No, perché non sa fare niente? Perché ho visto i video in cui gli danni lanci una cosa e non è capace. È meraviglioso. Ma perché... Lo faccio vedere io. No, voglio vederlo, dai. Cioè, no, adesso, lanci una cosa adesso... se la tiene, fa bene. No, no, caso. Dopo lo faccio vedere, sennò te rovino la scena. No, adesso è un cazzo di... È bravo. Adesso è un cecchino, bravo. Ma quanto diventa grande? Adesso è grande così. E cresce ancora o no? No, dovrebbe crescere forse a livello dei chili, 2-3 chili in più. Ah, però a livello della stazza taglia, sì, no, è taglia media piccola. Io stavo sul cazzo di alano. Ma media piccola no, media. Come no, media piccola qui. No, media piccola so 10-12 chili. Ah, c'è proprio quello che dire. Va bene, signori, ti posso ridare il cappello, tutto puoi mettere, guarda, abbiamo finito. Grazie. Salutiamo questo meraviglioso pubblico. Possiamo giocare un po' a Street Fighter, magari, su questo splendido monitor. Va bene, va benissimo. Quale Street Fighter? Ah, cavolo, la senti che gioca con lui? Volentieri, Street Fighter, Street Fighter, sì! Quale, però? Ciao, signor, il 6? Sì! Il 6, con i controlli moderni, noi, però. Cioè, io non sono, no. Lui. Signori, grazie mille della compagnia, c'è stato un altro splendido show di Pino Iovara. Applausi sparsi. Allora, baci a caso. C'è Fra Twitch TV, che non so chi sia, c'ha 9 persone e andiamo a fare questo bel regalo. Magari è la persona più fantastica, magari è un dito Iuvara, guarda. È un dito Iuvara nel culo. E soprattutto... Signori, noi ci vediamo domani mattina per quella roba delle minifigure Lego, credo. Oppure mi metto a giocare... Expedition. Tu non hai giocato. Ho fatto le prime due missioni, ma non mi ha fatto impazzire. È più o meno quella cosa, però diventa carino, secondo me, e mentre domani sera 20:30 Vito Weekly. Ciao meravigliosi, ciao a tutti, ciao, ciao. Grazie mille, ciao anche stati, ciao belli.